Ah. Energia Azzurra, canale 8, canale 14 del digitale, è iniziata praticamente già da 5 minuti, Napoli-Empoli, lì al Maradona. Arturo, che è successo in questi 5 minuti? Niente. Ok, grazie niente. Arturo, come sempre preziosissimo. Abbiamo qualcuno al telefono, vero Tania? Andiamo al telefono che c'è Lello, pronto Lello? Scusa Lello, ma come niente Arturo? No, niente. No, un fallo di Lobotka per fermarlo. Fase diplomatico, fase di studio, ritmi bassi, però fondamentalmente niente. Hai ragione, sei sintetico. Lello? Lello? Pronto? Sarà caduta la linea, però ricordiamo che possono chiamarci allo 081-0145-948 e scrivere su WhatsApp a 334-3406-054. Dove ci saranno sicuramente delle domande tecniche per il nostro Rosario Verde proprio tecniche di calcio. Ma non voglio mettere in difficoltà il mister. No, ma non ti preoccupa. Allora, 6 minuti, voglio sapere da Cristian Bosco, se è successo... No, poco no, già perché segnalato da Arturo. Sì, ma si comincia già a vedere. Però Stembler saranno fastidi, È un Empoli pimpante ed aggressivo. Lo abbiamo visto adesso quando il Napoli ha provato a sviluppare la sua azione, difesa molto alta che è andata ad attaccare l'esterno partenopeo. Quindi è un Empoli che è sul pezzo e il suo allenatore sicuramente gli ha inculcato di partire forte per cercare, tra virgolette, di stemperare e intimorire il Napoli per non prendere subito gol. Non me ne voglia il buon Zanetti, non me ne vogliono i giocatori dell'Empoli, ma i 6 punti che gli abbiamo dato, tra virgolette, l'anno scorso, dobbiamo riprendere. Fallo giallo anche. Punizione, attenzione, Raspadori messo giù. Era al limite per il Napoli, ma grandissima giocata di Dombele che è uscito in mezzo a due e poi ha verticalizzato ottimamente per Osimhen, tacco per Raspadori che è stato atterrato. Però riprenderemo quei 6 punti, signori. Permettetemi una nota. Sta crescendo molto. Esatto, bravo Arturo, mi intriga molto questo centrocampo anche fisico. Che però accoppia anche tecnica, perché sia Anguissà che Ndombele sono due giocatori che hanno ambedue le qualità. Non l'ha ammonito, attenzione, l'arbitro chi è, Artù? Non ho controllato il dato dell'arbitro, che è Paretto. Okay. Ma io, cioè, è strano, doveva essere giallo come minimo comunque. Però è da sottolineare anche il tacco di Osimhen, ma non per il tacco, semplicemente per l'apertura mentale a dire dietro c'è uno dei miei. Io vedo Dombele che sta destreggiando. No, io ho visto Østergaard, fatemi tirare che oggi ho il piede caldo. C'è il sugo pronto. Io ho avuto dei contatti telefonici. Ricordiamolo, per il pentolino di Peppe Laurata è stato pronosticato un gol di Østergaard che ci può tranquillamente stare. Calcio di punizione per il Napoli praticamente all'8° minuto. Io ho visto Raspadori con la maglia di Østergaard. Raspadori col destro, Mariano col sinistro. Fortuna l'ha lasciato però. Fortuna, qua è uno schemino, andiamo direttamente in porta. Fortuna. No, andiamo in porta. Io dico in porta direttamente. Direttamente in porta, ma non con Østergaard. Non lo so, chi tira, l'importante è che si segni già. Inizia a fare metà musica. C'è il difensore dell'Empoli che fa il coccodrillo. Sì, abbiamo un amico al telefono. Guarda l'attivo, era Spadoni. Sentiamo, pronto. Dai, questo è gol. Gennarino Nasti. Gennarino, segui con noi questo calcio di punizione. Tira! Attenzione, Gennari, ci siamo andati vicino. Con Mario Rui. L'ha tirata già Raspadori, respinta della barriera e poi Mario Rui ci ha riprovato. Però non ha trovato la porta. No, destro, tra l'altro. Vabbè. Dici tutto, Gennari. Dici tutto. Il Napoli si mette 4-0 per Empoli. 4-0? Sì. Bellissimo. Chi segna, Gennari? Diccelo pure. Sì, che giocatore si mette con la buona volontà, il Napoli vince. Ha ragione. Una giusta analisi. Perché la volontà è importantissima, è fondamentale, Gennari, come dici tu. Vince, ma si ad essere pure l'arbitro controllato, perché l'arbitro già controllava partito per partiti, non perché lo stavolo facciamo la festa, viene questa partita sabato, ma andiamo a fare le cose come si devono. Ok, quindi Gennarino, insomma, invita non cantiamo vittoria già. Tutte le partite in Napoli vince. Ok, perfetto. Grazie Gennarino, grazie di averci chiamato, seguici. Ciao,
Ciao, canale 14 digitale, e tu telecomando praticamente. Vedo Rosario Verde, seppur sorridente, però che comunque segue la partita con attenzione mo di questi giocatori. Sì, ma io nasco tifoso, poi insomma ho lasciato il calcio. Tempo, no? Lasciato il calcio perché come se avessi avuto il corno. Peppe, occhio, la previsione. Calcio d'angolo. Occhio. Calcio d'angolo, calcio d'angolo per il Napoli. Chissà, salterà Østigard. Stanno salendo i saltatori. Non lo so, mister Fontana, Østigard è uno che salta, ci salta lì, ci salta. Spalletti ha detto che uno dei migliori saltatori che ha mai allenato in carriera. Decimo minuto. Come la Gu, ogni tanto vai e lo salti. No, sicuramente per gli amici del betting non siamo noi, però per quelli che attenzione, era quotato a 9 il gol di Østigard. 9? A 9, 9 volte la posta. Qualcuno ci ha ci ha già puntato, chissà. Nel frattempo Tena la gatta, ci sono messaggi? No, stavo leggendo i messaggi, sono adesso tanti pronostici, ma ci colleghiamo al telefono con Mario. Attenzione, c'è Mario. Pronto? Ciao Mario. Buonasera. Buonasera. Tutto bene? Tutto a posto. Mario, a te come va? È tutto a posto, io comunque io indovino comunque. Ah, pure tu indovini? Io sono un mago, un illusionista. Attenzione, il mago Mario è in diretta con noi. E allora facci sta previsione. Oggi ho fatto prima la magia, la mia assistente l'ho divisa in 8 pezzi. Ti posso dire una cosa? Una volta Mario in una trasmissione mi voleva dividere a metà. Guardi, sono io. Ha diviso la sua assistente in 8 pezzi. A me 2 pezzi. Ti vediamo come assistente. No, già ti ho detto di no l'altra volta. Vabbè, insomma, dire. Il mago Mario per spettacoli live, insomma, poi ci darai il numero di relazione. Facci sta pre... Io dico questa volta che Napoli vince un scudetto. Addirittura, la previsione del mago Mario. Perché, l'Inter si sta perdendo pavia, Chi? Chi è che si sta perdendo la vita? L'Inter. L'Inter, Milano pure, non ti preoccupare, che vanno a indossare la panna di ghiaccio. Vabbè, guarda, Mario, se lo dici tu, noi ti crediamo. Io vedo in Napoli un grande campionato perché la squadra c'è e tengono coraggio. C'hanno il fisico e Spalletti, un grande, bisogna rispettarlo. Perfetto. Mario, in conclusione di questa telefonata, ci dai pure il pronostico per questa partita qua, Napoli-Empoli, che stiamo seguendo... Io sono un grande mago, 3-1 per il Napoli. 3-1, la previsione del mago Mario. Qualche volta le ragazze le vuole come assistente comunque. Perfetto, vabbè. Grazie Mario, grazie mille di averci seguito. Ciao, ciao. Abbiamo avuto il mago Mario. Ma perché si stanno trattenendo così la palla? Perché tengono... La domanda stesso di palla tecnica di Rosario Verde ti risponde che rallentano tutta la partita per fare. No, lo sa, non è che rallentano, stanno cercando lo spiraglio giusto, no? Quindi si fa il giro palla per vedere in quale punto colpire la squadra avversaria. L'importanza è l'ignoranza. L'importante è velocizzarlo per non dare il tempo agli avversari di sistemarsi. Capite? Quindi, devi velocizzare per non dare il tempo. Allora, quando succede questo, che si trovano nei pressi dell'area di rigore e poi si ritorna indietro, è perché ormai un gioco lì è chiuso. Esatto. Si tende di ricominciare per aprire gli spazi e poter andare in velocità, perché se no lì la velocità si perde. Diciamo un po' è la tecnica del buffet di Peppe Laurato, no? Parliamo, cioè, in velocità si apre lo spiraglio, si infiala. Dove vedi la gente? Vuol dire che là stanno i latticini, il parmigiano reggiano, il prosciutto. Tu dove appigliare un attimo la zuppolilla e poi dici un me buono. L'avrei oggetto, come fatto? Hai capito com'è? Così. E aggiungo che lo si fa anche perché c'è in campo Osimhen che attacca bene la profondità. E quindi tu, portando palle indietro, puoi verticalizzare e hai Osimhen che, anche se parte in ritardo, riesce ad andare in profondità e quindi andare a creare situazioni. Corre il Napoli che manovra 14° del primo tempo. Tania, colleghiamoci al telefono con Antonio. Osimhen, come lo vedi? Buonasera, ciao. Deve segnare, ok. Basta. Pronto, Tania la gatta ha detto che Osimhen deve segnare. Pronto. Ciao. Senti, volevo fare una domanda all'esperto Rosario Verde. Ok. Ti chiami, scusami? Antonio. Antonio, buonasera, benvenuto a Energia Azzurra, Canale 8. La domanda... Sarebbe una mancanza di rispetto verso loro. È il grillo parlante. Non c'ho l'abbonamento, non male caso a chi sdurasse. Secondo te, Politano, come sta agendo sulla fascia? Bene, la rispondo.
fare per poter, diciamo, manovrare nel modo più... Come si chiama Politano? Antonio, voglia risposte. Perfetto. Antonio, grazie mille di averci chiamato, ti faccio rispondere in diretta. Da Rosario Verde, nel frattempo che è stato ammonito, Arturo? Bandinelli, è un buon giallo questo. Fallo su? Perché su Politano proprio. Su palla, no, palla che le aggiungo sì, perché dicono, kill che non capisci niente se sta prendendo una partita. A me che mi piace, sto un cagazzo, ma... Però, però con un Fabri... Voglio che la così la vita. Con un Fabri, dice qualcosa, va a Politano. Politano, il movimento a Politano. Ma no, 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 no. È lo scandalo, è lo scandalo. La prima reazione, la prima Verde ha detto prendiamoci Politano. Grazie Antonio. Ma perché sta uno che si chiama Politano? Babbo, grazie Antonio, grazie di averci chiamato. Dai, 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 forza Napoli, forza Napoli. Quindicesimo inoltrato del primo tempo, il Napoli ancora che cerca di trovare appunto Spiragli, però l'Empoli sta facendo una partita bella grintosa pure, li vedo carichi, mister, quando si stancheranno? No, infatti io credo che l'atteggiamento del Napoli sia proprio quello giusto, anche nel temporeggiare a trovare il varco giusto, perché è una partita che se non puoi sbloccare subito, devi giocare anche sulla durata e sulla tenuta del ritmo dell'Empoli, che non sarà quello del Napoli. Non lo so, Salvatore, loro sabato, venerdì se non sbaglio, sì, devono incontrare la Cremonese. Verdi, che partita c'hanno loro? L'Empoli? Mi sa che c'hanno proprio la partita con una... Devono giocare venerdì con la Cremonese. La Cremonese però è la partita più importante, secondo me, per loro. Questa qua? No, quella con la Cremonese. E appunto, allora allentate la presa, scusa. Loro adesso stanno partendo anche, hanno fatto pure quella sfuriata iniziale, perché loro poi piano piano, secondo me, si devono... Allentare. Pensate a Cremonese, signori dell'Empoli. Ma il Napoli deve sbloccarla nel primo tempo, ma adesso ma pure io sono d'accordo su. Ma adesso poi... ci sono varchi, non è che la puoi sbloccare tu come la vedi primo tempo no, si chiudono a riccio dove... un po' più di qualità nel palleggio, perché un paio di tocchi sono stati sbagliati e poi quando la squadra è così chiusa la qualità deve entrare di più in partita Politano e andare a giocare. Ma l'ha detto Rosario questa cosa di Politano, l'ha detto e l'ho sentito, perché prima di venderlo lui e Raspadori in questa partita sono fondamentali, perché spesso si troveranno a giocare o il duello uno contro uno là dove devi creare la superiorità nei 16 minuti. Io vedo addirittura tre vanno su Osimhen, vanno in tre addirittura su Osimhen. Ah, perché c'è lo schermo del centrocampo del play insieme ai due centrali, ovviamente lì sarà difficile trovare. Ecco perché dicevo che in questa situazione sugli esterni Politano preziosissimo nel frattempo, attenzione, calcio champagne, non è fuori gioco. Passa al centro! Oh! Tira! No! No! Ha dato quasi l'illusione del tiro. Bella azione. Arturo, il tiro c'è stato, è stata la deviazione. No, bella. Sentiamo Arturo. Sulla destra con cross basso di Lorenzo, rimorchio, stava arrivando credo Anghissa, ma è stato anticipato, però grande azione del Napoli. Il Napoli può ancora crossare però, in questa fase della partita, siamo quasi al 18esimo. Cambio gioco, riuscito. Mi piace questo cambio gioco, non c'è Quaraschera lì, però c'è Mario Rui, che è la stessa cosa. Quasi, diciamo così. Dai. Ci scrivono per Arturo. Sì. Caro Arturo, i calciatori che partiranno per i mondiali, quando ritorneranno in Italia, secondo te che difficoltà avranno con lo sbalzo di temperatura? Però la domanda, un attimo solo, parla dei convocati al mondiale del Napoli o in generale? Io penso che sia in generale. Generale ci può interessare, ma fino a un certo punto. Vabbè, sarà una questione che riguarderà tutti, però credo che poi ormai con le nuove tecniche anche di recupero non penso che ci sarà una grossa difficoltà. Poi bisognerà capire quanto andranno avanti nel mondiale calciatore del Napoli. Quello può essere un fattore. Mi dispiace dirlo, però devo augurare che non vadano avanti, scusate. Noi tiferemo un po' contro. Non c'è l'Italia, almeno tifiamo qualcosa, ecco. Non me ne voglio. Fontana ci darà manforte. Dipende anche poi dai tecnici delle varie squadre. Quelle che hanno più prospettiva di arrivare alle fasi finali, è chiaro che impostano la micro preparazione, che noi la chiamiamo, è una micro preparazione, in un certo modo, che alla lunga poi ti fa rientrare un calciatore più stanco, perché ha speso più energie sul lungo periodo. Quindi dipende da tanti fattori imponderabili. Nel frattempo ci colleghiamo al telefono, abbiamo un amico che si chiama, pronto? Mi piacciono queste telefonate così, a raffica, pronto? Pronto? C'è linea? Ci sei? Non più.
Non più, non però richiama, ci richiama, richiama. Ci richiama. Ci richiama allo 081 0145 948 e continuate a scriverci su WhatsApp al 334 34 06 054. Che Tania la gatta vi legge in diretta. Quanti gradi sono previsti lì a Mondiale? Mamma mia, secondo me... Oggi tutte a me le domande difficili le stanno facendo. Ah, beh, è facile, dai, no, in Qatar lo sanno tutti. Per dare una risposta concreta. No, no, però è una bella domanda. La percentuale di umidità, soprattutto. La sa Rosario Verde. Che poi è proprio preciso. Faccio questa domanda perché rispondiamo così allo spettatore. Poi la temperatura o la percentuale d'umidità? Ambedue i dati che concateniamo. Rosario, ambedue, cortesemente. Clima sec ma molto caldo. In Qatar. In Qatar. No, questo è Qatar sic. Per rispondere alla telefonata allo spettatore, è difficile, cioè diciamo che per un atleta diventa più complicato gestire un rientro se tu vieni da un paese freddo e trovi il caldo. Diverso dal caldo al freddo, perché comunque la temperatura che dà fastidio è quando tu ti abitui. Attenzione, cross al centro, nulla di fatto. Sono abituato al freddo e giocare col caldo, perché poi ovviamente i recuperi sono completamente diversi. E anche il percepire lo sforzo è diverso. La temperatura media è tra i 30 e i 25 gradi con tassi. Attenzione, al centro è buona, siamo in gioco. Ci prova il Napoli. Tassi di umidità anche al 90%. Ma l'abbiamo visto con Koulibaly e Anguissà lo scorso anno, dopo la Coppa d'Africa, non erano più gli stessi. Attenzione perché si è fatto male Di Lorenzo, c'è stato, non era fallo, uno scontro fortuito, però chissà se Di Lorenzo però è fuori può recuperare un colpo al volto. E frattempo l'Empoli ci prova, dai ragazzi, per piacere, dai, non me ne vogliano, però dai, con l'Empoli. Esattamente più. Decisi adesso. Vabbè, fermiamoci un attimo. Noi ci fermiamo, ci sono i consigli di shopping dei nostri amici di Euronics Gruppo Bonito. Tufano. Allora sono da pochi sentire. Secondi e torniamo. Torniamo, promesso, torniamo. Grazie mille agli amici di Euronics Tufano, in particolare Enzo e Gino Cafarelli, che seguono come sempre i clienti con grandi offerte e soprattutto seguono noi e il Napoli. Sono affezionatissimi alla squadra azzurra e sicuramente staranno seguendo Napoli-Empoli insieme a noi al 23esimo del primo tempo. Nel frattempo ci si consulta sulla fascia destra. Mister e mister, lui può fare il primo, io la seconda. No, c'è già un primo e un secondo. Ma io il patentino. Perdonami. Il patentino. Il pentolone. Io il secondo di e lui il secondo. Peppe ad onore ma ha avuto il patentino. Poi lasciamo scegliere al mister però. No, ma noi siamo stati a Coverciano. Ma lui è un buono. Di Coverciano. Quindi trattorie Coverciano. Lui lo aspettava al Giuggiolo, famoso fratelli Cannavaro che stavamo studiando insieme. Dai, poi vabbè, per farsi perdonare Peppe sicuramente andrà da Tufano, Euronics Gruppo Tufano ti farà un regalo. Cosa regaleresti da Tufano a Fortuna Utiro? Un tablet, così ci possiamo vedere le formazioni. Così vedo le partite, perché io seguo se si diceva una lavatrice. Sono un po' malata. La lavatrice era politicamente scorretta. No, la lavatrice assolutamente no. Meglio il tablet per seguire le partite. 24esimo, nel frattempo il Napoli ci prova ancora, però viene fermato dall'Empoli, quest'Empoli che sta facendo come al solito. Gli avversari ammonito, fanno la partita della vita. Chi è stato ammonito? Satriano è stato ammonito perché ha protestato in maniera vistosa. Satriano, non Ascoli Satriano, Empoli Satriano. Ha lasciato via il pallone, quindi Pugolina, un altro Tania. Cartellino. Sentiamo Tania. Ricordiamo che ci possono però chiamare. Bruttissimo questo. No, è fallo. Veramente brutto. Su Mario Rui. Vabbè, è fallo. L'arbitro è fischiato. Abbiamo un amico al telefono e stavo appunto ricordando il numero delle telefonate che è 081 0145 948. E senza il numero non potete chiamare, sennò è difficile. Pronto, Don Gennaro. Grande Gennaro. Gennaro, sei sempre il numero uno, ti ricordi di me? Gennaro. A chi stai chiamando? Siamo il numero uno. Ma non ci stanno Gennaro però, KD. Mi sono sempre in imbarazzo quando vediamo così. Ah, Gennaro, sei tu là, Gennaro, il numero uno, sei tu, Gennaro. Ti avevo salutato. Il numero uno sei tu. No, sei tu. Fidati. Un amato 23-0. Allora mi devi dire tutti i nomi dei marcatori, tutti e tre. Primo gol. Osimhen. Poi. Raspadori. Sì. Attenzione, dalla redazione in regia segnatevi questi marcatori. Se dovessi ingarrare, ti telefoneremo. Chiamiamo. Va bene?
Se vinci che devi pagare una cena a Peppa. Occhio. Sempre, sempre. Un bello premio. Grazie di averci chiamato. Attenzione dell'Empoli però. Grande Gennaro, l'Empoli nel frattempo attacca, cross al centro, ma è poca cosa questo tentativo dell'Empoli. Salvatore, non me ne voglia, prego Kim, Kim ha fatto una cosa da fuori classe. Kim ce l'abbiamo noi. Ha fatto una cosa da fuori classe. Lo stiamo anche vedendo in questo momento. Il posizionarsi. L'attacco dell'Empoli. Prima è andata a chiudere una traiettoria che potesse raggiungere... Traiettoria di passaggio. E poi, nel momento in cui capiva che non c'era più quel passaggio, è andata in pressione forzando la giocata dell'attaccante dell'Empoli, che ha fatto una giocata da... Non è arrivato a niente, né a cross, né a passaggio. È merito di Kim che gli ha chiuso la giocata. Kim, sì, sì. Stato... Però aveva fatto una buona percussione, sì, facendo 35 metri di campo. 40. Però sai, quando tu dai. Ti alzi tanto e attacchi, sei sempre nella metà campo avversario, è importante avere questi giocatori che hanno questo tipo di lettura. Sì, perché sta tutto lì, altrimenti poi rischieresti sempre di farti prendere alle spalle. E quindi il lavoro di Kim... Ti puoi permettere questo gioco? Lo faceva anche ce l'hai. Prima Sì. Era pure quello che veniva... Fallo lì, al 20, quasi 27esimo. No, è l'Empoli ancora. Adesso che si affaccia... Nella nostra metà campo ci riprova ancora, però signori, a me onestamente... E adesso bisogna... O siamo un po' stanchi noi... Ma devi stare calmo, oggi no, sei troppo ansioso. Sì, perché stai partendo, a parte lascia stare i sei punti dell'anno scorso. Lui è l'Empoli scorso, dello scorso anno. Pensare. Non ci pensare. Devi giocare senza rancore, se no non ci no, vedi non bene. È io credo che ci vuole calma, ci vuole calma. Questa è una partita dove ci vuole calma. Pazienza. Però a me, onestamente, piace di più andare negli spogliatoi. No, è chiaro. Lo so che forse chiedo troppo, non lo so, ma almeno sono 1-0. Permetti che faccia una telefonata a lui. Fallo, prego. A Ostica. No. Mi avevi dato delle garanzie. C'è Luigi. Pronto? Pronto. Ciao. Nonno Luigi. Ciao, buonasera. Buonasera Luigi. Ascolti, io chiamo sempre, pure l'altra volta. Lo sappiamo. Che chiamo io, ascoltami a me, no? Stamma a sentire a me, che ha fatto magliare per tanti anni e non sono venuto giù. Stamma a sentire. Assolutamente. Allora, ogni volta che chiama vince il Napoli. Sì. Però ho fatto uno sbaglio, mi sono giocato il Napoli lampo con il Milano a vinci. Mo ti faccio vedere che succede, mo viene il terremoto. No. Magari. Speriamo che vinci. Magari ecco, sarà un'eccezione questa volta. Dai, Napoli in attacco nel frattempo. E lui, attenzione, può essere che la commentiamo in diretta sta cosa. Ecco. Questa azione c'è un numero incredibile. Io direi qua. Aspetta. Larga. Chiuso. Lui. Ma boh, ehi. Stiamo ancora in attacco, cross al centro, niente di fatto. Vabbè, però la partita è lunga, Luigi. Va bene? Sì. Grazie per averci chiamato. Aspetta, Luigi. Ascoltiamo a me. Prego. Io penso che vincerà, però ogni volta che io, quella volta che mi gioca in Napoli, io perdo sempre. Allora, è una cortesia, perdonami che parlo sempre io. Fai parlare a questa ragazza, falla parlare un po' anche a lei, quella è brava, simpatica e tutto carissimo. No, ma quello parla, ti faccio vedere qua, parla Tania. No, si è inibita, si è anche messa la giacchina. Fare carino sta bimba, capito? Oh, bimbino. Grazie per la bimba, molto grazie. Ciao Luigi, grazie di averci chiamato. vabbè, l'importante è divertirsi, Luigi, con questo Napoli che ci fa divertire e noi praticamente lo seguiremo anche insieme a te. Ciao Luigi. Osimhen, guarda, Osimhen passa. Lo so, però sta provando a suonare un po' la carica, prima è rientrato. Bene, Artur, è chiuso da 3-4 giocatori addirittura, dai. C'è niente da fare, bisogna usare un po' le fasce di più, secondo me siamo un po'... Chiamate nel frattempo, chiamate se avete domande per il nostro parterre, in particolare per Rosario Verde, questa puntata, se volete veramente un parere tecnico. Tecnico. Andiamo al telefono da Luigi, che non so se sia... Buonasera a tutti. Luigi da Tripalda. Arturo, prego. No, Arturo, senti un po', Arturo, tu hai la partita Spezia-Milan, dove Giroud è stato espulso perché si è tolta la maglia. Sì. Ma il signorino doveva prendere 3 giornate perché ha aggredito il giocatore della Spezia e poi quando è sceso giù gli ha tirato pure le orecchie. Ma l'arbitro non l'ha fatto il qua, non l'ha visto, nessuno ha visto. No.
Luigi, quello poi è quello che scrive l'arbitro nel referto. Quando gioca il Napoli, quando giocano questi signorini, fanno i falli e poi ha aggredito il giocatore, non l'ha visto e gli ha tirato le orecchie. Ma se pensi che nemmeno Ostica, Karsdorp... Oh, fallo! Con la Roma Karsdorp fu aggredì l'arbitro, alla fine non è stato nemmeno squalificato. Lo sai che gli arbitri poi a volte fanno finta di non vedere, purtroppo. Mister, non è fallo. Attenzione. Anche i giudici. Luigi, scusaci un attimo perché pare ci sia un doppio fallo. Anzi, c'è, mister, un doppio fallo. No, non è stato dato. Due blocchi non sanzionati dall'arbitro, Luigi. Tra l'altro, Di Lorenzo colpito due volte al volto. Nella gara, eh? È la seconda volta che lo colpisce. E Luigi, capito qua che succede? Ma ve lo sto dicendo. Gli arbitri italiani sono tutti delinquenti. No, vabbè, non esageriamo, però in questo frangente... Perché così è, quando giocano con Napoli non vedono mai niente. Sì, però, insomma, definiamolo in un altro modo, anche se in questo frangente, però, non possiamo dire che non c'era fallo. Mister, lei che è tecnicissimo. No, da qui mi falli ci sono due falli. E perché non li ha sanzionati l'arbitro? Non li ha fatti neanche rivedere, però. No, infatti. Vabbè, Luigi. Luigi. Ci ha salutato, va bene. Luigi, seguici sempre. Questo è fallo di Politano adesso. 32esimo. Sulla Veronica ha fatto fallo Politano. Non lo so. Sì, perché ha allungato il piede, Va bene, il Napoli ci prova, il Napoli si affaccia, ovviamente... e cerca dei pertugi, come dicono quelli bravi, degli spazi per attaccare e infilzare l'Empoli. Però l'Empoli, quando gioca contro di noi, l'Empoli... Mister. Ma c'è una motivazione, perché comunque loro sanno che non hanno nulla da perdere, quindi tu mentalmente giochi scevro, è la storia di chi incontra una squadra forte rispetto ad una meno competitiva. No, loro devono fare la loro partita adesso, a parte gli scherzi, comunque... devono difendersi, attaccare. Sai quante volte nei limiti che possono, ho affrontato però... squadre a Milano, a Torino, a Napoli stesso, facevi grandi partite e poi tornava a casa con niente. No, ma anche loro, mister, contro le grandi squadre hanno sempre perso, quindi comunque voglio dire. Però attenzione, mentre il Sassuolo, il Bologna e gli siamo in attacco hanno fatto... frattempo. Attenzione, questa è buona, tirami! Tira! Ma che ha preso il difensore da terra? La Dombele che ci ha provato. Ma qua c'è Anghissà. No, signori, qua, questo è gol. Me lo sento. La bassa. Anghissà al centro, se la però te la dava bene. Mi è scivolato, se non hanno fatto la scelta di sfidarti in maniera più frontale, più diretta, uomo contro uomo. Quest'Empoli invece si è posizionato in maniera avvolgente e quasi un triangolo esoscele rovesciato. Coprono l'ampiezza di tutto il campo e aspettano la ripartenza giusta, ne hanno fatte già un paio. Non ti fanno giocare tra le linee. Non ti fanno giocare perché comunque loro fanno una pressione aspettandoti nella propria metà campo, per cui c'è densità ed è difficile trovare spazi. Fallo nel frattempo. Andiamo al telefono che ci ha raggiunto un altro amico. Pronto? Pressione immediata, questi stanno proprio messi. Sentiamo al telefono. E densità. Pronto? Anche i due figli attaccati. Sì. Pronto? Sì. Pronto? Non ci sente? Non pronto? C'è. Sì, eccolo. Ciao! Ciao, sono Mariano. Ciao, Mariano. Dici tutto, Mariano. Ciao, sono Mariano. Ciao, Mariano, ti sentiamo. Prego. Sì. Allora, ragazzi, tutte le squadre che hanno fatto le coppe hanno pagato il dazio. Ascoltatemi bene, io gioco le squadre della vita. Quest'arbitro, Pairetto, è stato inviato proprio per questo fatto. Tu dici? Quattro falli da Castellino su Di Lorenzo, su un altro giocatore che non ricordo, già dai primi minuti. C'erano due o tre falli non sanzionati. Due o tre falli. È stato al momento di Sarrián. Volete vedere come finisce questa partita? Come finisce? Sicuramente... Ma da Castellino. Guardate questa partita, come finisce? No, allora sicuramente siamo con te, però seguiamo questa azione in diretta. Il Cagliari è entrato, Osimhen ha fatto una calcio d'angolo. Dovevamo far pareggio, ma siamo facile praticamente. Vabbè, tu dici insomma che questa partita ce la faranno finire no con una vittoria del Napoli. Vabbè, secondo te, Mariano?
è caduto, va bene. Mariano era un po', insomma, contrariato. No, siamo tranquilli, manca tanto. Nell'altra gara che si sta giocando Spezia-Udinese, lo Spezia avanti ha segnato Rezza all'esterno. 1-0? Spezia-Udinese. Ah però, vabbè, dai. Siamo Udinese prossimo avversario del Napoli, poi al Maradona. Perché ci abbiamo l'ultima praticamente in casa prima della sosta. Peppe. Ma pare che andassù su un den oggi, non ma non è, sai, sono concentrato per... Non mi stai prendendo, è poco difficile. sono concentrato perché gli devo dire la verità. Ho il timore, la paura che l'Empoli fa anche un gioco sporco. Da poter... Come? Gioco fa sporco. Anche un gioco? Sporco. Io ho la soluzione. Ecco, anzi, ce l'ha Tania, la soluzione per il gioco sporco dell'Empoli in questo momento. Tania, chi ci salva in questo caso? Vemac, soluzioni per pulire. Io mi aspetto il tuo solito giro. Allora ti mantengo io la cartellina, così insomma, aiuti gli amici del nostro parterre di Orano. Nel frattempo calcio d'angolo per il Napoli, magari parlando di Vemac, il Napoli può andare a siglare già una rete nel primo tempo. Vemac, come le soluzioni per il pulito, è un detergente per le mani. Detergente, profumato, lo ricordiamo. Angolo per il Napoli. Chi ce lo diciamo, Germano? Com'è questo profumo? Idillia. Grazie, cara, grazie. Questo praticamente fortuna, ti deterge le mani e te le profuma anche. Come ce lo dico? Che cosa? No? Come ce lo dico? È sporcato, vabbè. Amore. È pulito. Si asciugherà, non ti preoccupare. Ringraziamo ovviamente anche... Grazie mille. Veramente bello. Che bello. Buono. Vemac. Sì. Com'è? Bel profumo. C'è un profumo. È detergente per le mani, però ti lascia questo profumo. Peccato che gli amici non possono sentire quel profumo, ma davvero è bellissimo, è buonissimo. Mettiti vicino alle camere. Ma Peppino, sì, tu puoi scendere. No, Peppe lo usa come elisir di sensualità. Conquisto le donne con Vemac che... Cadono. Ringraziamo e salutiamo Francesco Canciello di Vemac. Grazie. Ringraziamo che anche allo stadio Francesco Canciello sta seguendo insieme a noi Napoli-Empoli, cross al centro. Niente di fatto, che peccato. Al 38esimo. Non capisco perché è sempre Anguissà che sta andando in sovrapposizione. Questa cosa non mi è... Ce lo spiega il mister Fontana. Ma lì c'è un interscambio di ruolo, ovviamente c'è una rotazione che avviene nel tentativo di trovare spazio, e chi trova spazio dietro la linea avversaria si butta e riceve palla. In questo caso il più delle volte si trova Anguissà, perché quello che parte da dietro ha meno riferimenti. La destra, cross, mi piace. Uno. Stoppa, gira di però è andato a terra Raspadori. Forse ci sono gli estremi per un calcio di rigore. Non lo so. Raspadori si è girato benissimo. Bel cross di Lorenzo, stop in aria di Raspadori. Ragazzi, che ha tagliato fuori il difensore, è riuscito a calciare. Non è stato un po' ciccato. Sì, però è un tiro un po' ciccato. Non è che si va al bar. Allora, gli è stato fatto fallo prima. Poi, mentre cadeva, lui ha calciato. No. Noi ci fermiamo dopo questo tiro perché ci sono Energas. Questo è fallo, ammonizione. Nel frattempo c'è stato un altro fallo. Cartellino giallo, bravo. Per Luperti. L'arbitro in questo caso. Torniamo tra poco, giusto? Torniamo tra poco. Ok. Eccoci tornati. Siamo qui, è quasi terminato il primo tempo Napoli-Empoli, ancora 0-0. Però è l'Empoli che attacca, no, l'Empoli che attacca, Tania, attenzione, no, via, fuori il pallone, sì, apposta. Ringraziamo ovviamente Energas, i loro consigli, le loro offerte, sempre molto attenti alle esigenze di tutti noi clienti e soprattutto molto vicini ai tifosi del Napoli, come del resto anche noi e come fa anche Rosario Verde, che è sempre vicino ai tifosi del Napoli, Rosario. Tranne Peppe Laurato, come che sta sempre a mangiare. Allora. Guarda, nella pausa fuma la sigaretta. Va tranquillo. No. Non digerisco la plastica. Ecco, lui ha tanta fame. Prego. Ma si stava nascondendo la patatina sotto la giacca, capito? Così di nascosto. Cioè, manco dopo guerra se lo avessi fatto. Ma attenzione, il Napoli cross al centro, niente. Nel frattempo ricordiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo da casa che possono chiamarci allo 081 0145 948 e inviare i messaggi su WhatsApp al 34 3 4 contro 3. Guarda, questo sempre uno in più. Se fischi fallo vuol dire che fa fallo volontario e deve ammonire lì. Fallo. Altra ammonizione, dai.
se tu interrompi il gioco perché comunque ritieni questo fallo volontario che senza palla, tu devi... Però stanno dando... Allora, ci spiegate un attimo perché non abbiamo capito. Politano messo giù. No, il Napoli stava giochicchiando, facendo passaggi sul lato destro e Parecchio sta dicendo a Di Lorenzo: sono io l'arbitro, fammi fare a me. Fa ridere la spiegazione perché Di Lorenzo è andato a chiedere conto all'arbitro che ha mimato tre gialli, come dire, ne ho moniti tre, non posso ammonire il quarto, non so se... Ah, com'è? Perché è una regola, pare brutto, cioè siamo in Serie A. Già tre, ma che vuol dire? Parietto non può ammonire più di tre. Ne ho moniti già tre. No, il labiale ne ho moniti già tre. Come dire, li sto ammonendo, ma che vuol dire? Se quello è da giallo devi dare pure il calcio di punizione. Siamo al 43esimo quasi. Altro schema, Raspadori, Mario Rui sulla palla. Magari per Østergaard, Peppe? È Fossi. Dai. Cioè, eccolo. Vediamo di andare negli spogliatoi sull'1-0. Segna Østergaard. Oh, cross al centro, salta alto, qualcuno. Stoppa, Osimhen, si gira, campione. No. Bravo, fa sportellate con un difensore. Non è fallo, ma ha chiamato fallo? No, però un attimo, mister. Scusate, ha chiamato fallo suo. La spallata gliel'ha data. Ma non è fallo, Cristian, non è fallo. Vabbè, però gliel'hanno data pure prima, perciò ho detto il... Dov'è sto fallo? Scusate. Non qui, fallo anche qui. Eccolo. L'Empoli sta giocando. Ha fatto lui fallo. Non mi sembra proprio. Se c'è fallo lì, vedi, una cosa che non si fa in Italia, ma non vedo fare da nessuna parte. Non esiste più il fallo indiretto, la punizione indiretta in area di rigore. No. Cioè, quello è gamba tesa, cioè è fallo a due, perché se tu dai questo fallo qua, ritieni un fallo quello di Osimhen, devi fiscare anche quell'altro. E ti dici che c'era fallo in area? Ma fallo in area c'era. Però... Sul calcio, sul tiro di Osimhen c'era la gamba tesa. Non lo so, magari voi da casa chiamateci, se state seguendo noi e anche la partita, magari segnalateci questa cosa e diteci la vostra se vi sta piacendo questo arbitraggio di quest'oggi in Napoli-Empoli. L'arbitro Pairetto, lo ricordiamo, il mister ci segnala che forse c'era fallo in area. Ma guarda, non c'è questa... Però attenzione, c'è cross al centro, per nessuno, niente. Andiamo al telefono con Raffaella, pronto? Pronto, buonasera. Ciao. Buonasera. Posso andare in diretta? Prego. Già siete in diretta. Sentite, voglio dire una cosa, gentilmente, al signore che sta parlando, vicino alla signorina, bellissima signorina. Grazie, sono Tania, Salvatore. Da tre ore, però mi sono arrabbiata moltissimo. Attenzione, cross al centro, un attimo solo. Non posso stare tre ore al telefono, che il telefono è acceso e voi parlavate. No, siamo andati in pubblicità, purtroppo. Raffaella, scusaci. A me chi te lo paghi il telefono, che sono una vedova? Allora Raffaella si lamenta giustamente dell'attesa. Raffaella, siamo andati in telepromozione, poi c'era sto presunto fallo in aria, capirai insomma che quando capitano queste cose, scusaci. Vi saluto a tutti quanti e grazie. Okay? Forza Napoli, Raffaella. Forza Napoli. Raffaella, quasi gol. La prossima volta, perché mi ha preso troppo gol. A Napolitano mi hanno fatto stare 3 ore al telefono. Raffaella, scusaci, perdonaci, però quando c'è la telepromozione si parla delle cose. Sarà la prossima volta, ciao. Raffaella. Mamma mia. Capirà Raffaella che quando capitano poi queste azioni, Artù, che è successo, anzi che stavi succedendo? Ora Spadori vicinissimo al gol, l'azione più importante costruita dal Napoli, il primo tempo che finisce adesso, accacciato a recupero, giro. Vabbè. Dall'interno dell'area, palla che è uscita veramente di un soffio, peccato, ma ecco, secondo me gli ultimi minuti ci lasciano ben sperare per il secondo tempo, perché l'Empoli chiaramente sta un po' abbassando quella pressione. L'Empoli non ha proprio tirato in porta. L'avevamo letta bene, perciò ti invitavo alla calma, perché sicuramente il Napoli riuscirà a trovare il modo di fare uno, però bisogna stare concentrati e cauti. Vabbè. A me mi ricorda un pochettino la partita contro lo Spezia, insomma. Sì, allora ci fermiamo, Tania? Sì, okay. Ci fermiamo, ci sono i consigli di shopping dei nostri partner, torniamo tra poco. Ma tra poco? Eccoci qua, come promesso, subito ritornati, Energia Azzurra, canale 8, canale 14 del digitale, per commentare insieme quello che è stato il primo tempo di Napoli-Empoli. Mia mamma ha fatto una storia su Instagram, Tania. In questo istante, però. Che hai detto tu nella storia? Che dobbiamo sperare in questo secondo tempo, perché io sono fiduciosa almeno di un gol del Napoli, perché questa partita la ci dobbiamo portare a casa. Allora, Tania Lagat si accontenta anche di un 1-0 in questo Napoli-Empoli. Vincere o no? Pragmatica,
servono i tre punti. Servono tre. Scusate, che hai detto? Pragmatica. Che è successo? Non lo so, le patatine sono forse a sapore di cultura, ma non le porto a casa. La grandissima sta parola, è pragmatica. Fortuna da conoscitrice di calcio, prima parlavamo durante la pubblicità, sì, ha profetizzato che nel momento in cui la partita dovesse sbloccarsi, poi il Napoli avrebbe vita facile. E così è, la lettura è questa, insomma. Cioè, quindi la chiave sta nel realizzare il primo gol. Ecco. Secondo e te. Rompere gli argini. Però noi ci accontentiamo anche di un gol. L'importante è vincere. Il problema in una gara così è che si evidenzia, è chiaro, ma non è replicabile uno come Kvaratskhelia. No, perché uno che ti salta l'uomo, questa è una gara che chiaramente la differenza la fai se salti l'uomo e crea la superiorità. Sì. Per questo forse abbiamo visto prima che sbagliava in panchina, però Lozano forse in panchina è quello che ha quel tipo di caratteristiche, almeno va a puntare un po' l'uomo. Ok, mi stai facendo capire che sull'11 iniziale... No, è solo per come si è messa adesso la gara. Oggi non poteva fare altro. Ci sta, però adesso gli serve un po' di brio di uno che ti salta un po' l'uomo, perché solo Dombele sta provando a fare alcuni giocatori. Alcuni giocatori tu li noti quando ci sono partite come queste, dove gli spazi sono chiusi e giocatori abili nell'uno contro uno sono maggiormente noi più comunque, efficaci. Ci siamo andati vicino partita, 2-3 volte. Sì, sì, no, ma è una senza nulla togliere a quella che è la partita che stanno disputando gli altri, però magari in una partita come quella giocata a Bergamo contro l'Atalanta, dove c'è una squadra anche che deve fare la partita, gli spazi sono molto più accessibili, quindi magari un partita tipo come aperta è in questo senso. Ok. È ovvio che le caratteristiche di Kvaratskhelia in questa partita servono come il pane, però insomma stanno facendo bene. Io dico bene. Anche Zielinski sarebbe servito, però guardiamo anche il lato positivo della cosa. Adesso con i cambi la può stravolgere perché entrano giocatori che ti spaccano la partita e l'Empoli non ha questi cambi che può insomma sopperire poi ai cambi che farà il Napoli e quindi perciò vedo, sono molto positiva per il secondo tempo. Ci chiamano anche da casa, ci colleghiamo con Lello. Pronto Lello? Lello. Si sente la voce. C'è il ritorno della televisione. Devi ascoltarci dalla cornetta. Ascoltaci al telefono. Pronto? Lello. Buonasera ragazzi. Ciao Lello. Ciao Lello. Ascoltaci dal telefono Lello. Se no arriva troppo in ritardo. Bassa il volume. Pronto? Sì. Lello. Lello, ci sei? Ci sei. Stasera mi chiamo 1-0. 1-0, okay. Come Tania la gatta. Allora, ha già senti, detto. Allora, sì. Senti, posso dire l'indovinello? Ah, me ne scordà. Rosario, lui è l'indovilello. Fallo allora, a Rosario senti. Verde. Fallo a Rosario Verde, allora, vediamo se indovina. Rosario Verde. Sì. Un succo di frutta. Sì. Un succo di frutta, che fa nello stadio? Succo di frutta. Yoga. No. Come? Yoga. No. No. Bravo, e senti quest'altra. Yoga, indovinato. La marca, la marca del succo di frutta. Non ho mai indovinato. Nadia, no. Chi è il calciatore preferito dalle donne? Lo sapevo tu. No, scusa, ho perso la domanda. Ripeti. Qual è il calciatore preferito dalle donne? Figo! No, un giorno... No, è quello che butta le palle dentro! Ciao! No! No! Bello! Comunque un anno Lello. Su questa cosa simpatica, un anno ha fatto un premio Lello. Dal Guerin Sportivo e vinse George Weah. Vabbè, però se devi fare l'indovinello lo fai. Vabbè, infatti poi è scappato, ha salutato, è scappato. Sì, la da bombe caide poi. Posso dire la mia, ma risulta attaccato. Che l'Empoli non abbia fatto un tiro in porta. No, non è che risulta, non ha fatto un tiro in porta. Quindi... Il Napoli per me è nettamente superiore, soltanto che si chiude... Il problema è che all'Empoli 0-0 va benissimo. Quello è 0-0. Ma non finisce. A noi non è che va male il pareggio, però in generale, ma stiamo parlando di un Napoli... No, ma cerca dove... troppo il pareggio l'Empoli, allora... Ma te, può mai sovrastare il nostro voler andare avanti, continuare a fare non bene? È sempre vero. Siamo in casa al Maradona.
Però vabbè, è un test ulteriore secondo me anche sulla tenuta mentale di questa squadra, sì, se la saranno in campo con la testa giusta. Però sul poi, fattore testa le occasioni le avrai, ma poi le occasioni per fattore non è che tutte le partite, non abbiamo mai deluso, però perché tutte le partite puoi fare 4 gol, 5 gol, no, ma non voglio fare o vincere, diciamo che io mi anche perché no, tu lo parli per te perché ci vuoi si stare abitua pure. No, ci si abitua pure a un certo punto, però a me piace quella cosa che primo tempo 1-0, io da tifoso pretendo che ogni partita facciamo 3 punti, ci si destreggia fino alla 38esima. Però poi è bello anche a livello tattico per chi guarda le partite, anche questo tipo di partita, perché aspetti il secondo tempo per vedere come tatticamente cambia la partita. Allora facciamo così, scendiamo in campo secondo tempo 50esimo, massimo 55esimo. Che poi la stessa cosa, se arriva all'85esimo, noi non la diciamo così. No, è bello sta partita così, no, però, non è più bello. Però ti dirò, io la guardo anche, poi la rivedo la partita ovviamente a casa, e mi piace anche guardare l'aspetto tecnico-tattico della partita, perché si riesce a capire tanto. Non lo so, Peppe, verso che ora puoi sentire Fortunato Tiro? Non lo so, a che ora devo chiamare? Io la rivedo sempre la partita. Lo stesso, la rivedo proprio sempre. Lo stesso approccio che ho con la parmigiana di Melenzane. La rimangio. Pure io. La guardo, la riguardo, la rimangio, la rivedo. La annusi. Voglio sapere come è stata preparata, è proprio tattica. La mugnana metta sotto, metta... No, io in merito a quello che stavi dicendo, sì, tu penso, almeno è un mio parere, secondo me nel secondo tempo la svolta deve esserci almeno nei primi 20 minuti dell'inizio della partita. 20 minuti, quindi 65esimo. Ed è anche il minuto, diciamo, particolare per eventuali cambi. Quando viene la pubblicità, ma dove guardo pendolino? Fammi capire. ti vedo proprio proiettata verso... Lo ricordi cosa hai predetto più che pronosticato? Ho predetto, vorrei un bel primo piano, predetto il gol di Ostiga. Se non piano ammezzato più che altro, l'hanno fatto, insomma. Vabbè, un primo piatto, bravo, suggeriscono dalla regia. Sendo passaggi proprio da pubblicità. Testi freschi anche dalla regia arrivano. No, ma semplicemente perché, dicevo, perché poi trascorso quel tempo inizia a subentrare l'ansia. Ci sono anche i cambi però, sì, poi dopo nel dire da tifosa quali sono, adesso si avvicina alla fine della partita e non va bene che il Napoli non ancora segna. Assolutamente no, nel frattempo vediamo riscaldarsi Demme, volevo sapere da Cristian Bosco se può essere una valida soluzione. Sì. No. Non nell'immediato e soprattutto Lobotka sta facendo una buona partita. Non vedo il perché di questa situazione. Anche Don Belé a me sta convincendo al momento. Ma infatti io ne parlavo prima con Mister Fontano. Ma qua, dove ne parlavo? Ma quando mai che lui non ci manca la parola, non ti manca salutare. Saluto manca. Nemmeno è stato mandato. Non guarda mai. Andiamo al telefono. Ma chi è? Andiamo al telefono che c'è Gennaro, pronto? Buonasera. Ciao Gennaro, buonasera. Buonasera ragazzi, saluto Satamen. Ciao amico mio. Cioè, io voglio dire una cosa, non è che sto arrabbiato. Di più. Però, cioè, non è che sto arrabbiato, però voglio dire, come si fa? Dopo si va alla conferenza stampa, allora si dice, noi abbiamo giocato, così, ma non dici, no, noi abbiamo giocato, e abbiamo giocato, 22 giocatori, ma sono la foto. Questo non è come Mourinho, questo non si dice. No, però scusami, ma parli del Napoli di stasera? Sì, del Napoli, dell'Empoli. Allora, c'è il secondo tempo, c'è comunque il secondo tempo. No, perché dici? Tu dici che pure il secondo tempo sarà come il primo, cioè il Napoli attacca e non sei. Assolutamente. Ma tu vedi come stanno giocando? Il secondo tempo. Non lo so, io personalmente, se vuoi il mio parere che può valere, insomma, quello che insomma può valere il parere di un tifoso, ok? Io credo che l'Empoli prima o poi, a breve, deve comunque allentare la presa. Non puoi venire al Maradona e dire a po' a mani ma ti cancella vicino a porta. Ma sai quante partite? Sai quante partite? Abbiamo giocato. Abbiamo giocato bene, così merda va, ma che merda? No, ma sai quante partite delle più blasonate finiscono 0-0, 0-1, 1-0, che tu dici, ma che... Ma io, il mio paese, no, scusa, non è che io andrò a giocare la partita. Oppure mi dire, tanti da tutti, no, oppure... Sì. Però io andrò a giocare la partita, oppure mi dice, 10 ore, ma a me non andrò a giocare la partita.
Vabbè, Gennaro, insomma, si auspicava. Faremo a vedere nel secondo tempo quello che succede. Gennaro si auspicava un primo tempo un po' più brillante. Allora, Gennaro, grazie di averci chiamato. Vuole la risposta da Mister Fontana e poi seguiamo l'inizio del secondo tempo. Ragazzi, sentiamo Mister Fontana la risposta da Gennaro. Allora, io l'ho detto prima, non è che tutte le partite si incalano allo stesso modo e riesce a fare 3-4 gol. Forse magari il tifoso oggi pensa che giochi contro l'Empoli, che sicuramente non è alla pari del Napoli, e ci debba essere necessariamente Qual è il suo pensiero. Una goleata. Non è questo, tanto tecnico, tanta fatica. È un pensiero, diciamo, non proprio della maggior parte dei tifosi, però sono numerosi quelli che pensano mo Napoli lo fanno fermare, mo Napoli si ferma perché sta andando bene. Non è tanto raro oggi trovare qualcuno che pensa. Però queste sono macumbe che vengono però, proprio. No, questo però è l'anno di scongiurare anche questi meccanismi psicologici che ci tormentano. Pensi che la Juventus solamente sta così debole, la Juventus che non abbia più cosa c'è stato in possesso particolare di palla per pensare sulla faccia. No, dico il timore dei tifosi, non è la gufata, il timore dei tifosi temono che il Napoli non è che si fermi, ma lo fanno fermare. Però penso una cosa, che quelli là che facevano fermare il Napoli negli anni sono tempi andati, e ha ragione anche Rosario Verde. È entrato bene invece. Allora, 45esimo, anzi sono passati 40 secondi, okay, secondo tempo, cross al centro. Niente, va bene. Credo che sia un po' di testa di Osimhen. Dalla regia vi preghiamo che... Ecco, grazie mille. Questa azione è sempre cross al centro, Osimhen ci prova, reclama un fallo però. Da il fondo, ma forse era angolo. No, è angolo, signor. No, ha dato il fondo. Ha dato il fondo? Sì. Vabbè, dai, forza Napoli. Siamo entrati bene. Continuano le chiamate da casa, ci colleghiamo con Vincenzo. Raffica proprio, è caduto. Secondo me è Paretto che non è entrato bene. Non lo so, ci scrive nel frattempo qualche domanda. Stai vagliando, nel frattempo c'è stato un fallo ai danni di un giocatore. Bravi, rialzate. C'è Antonio che ci scrive, preparatevi ad urlare, è una questione di minuti. Per il finale sono d'accordo con il 3-1. Come sempre, forza Napoli. Magari quattro gol tutti nel secondo tempo. Voglio sapere da Cristian Bosco se sta già pensando lui a dei possibili cambi. Arturo prima ha proposto... Penso a quello che può esserci in panchina. Cristian? Ma ti dico la verità, per me questa era la migliore formazione che poteva mettere in campo e deve continuare ancora così per un bel po'. Perché lo stesso Lozano è un giocatore sì di rapidità, bravo nell'1-2, che va nello spazio, però per quanto concerne il dato tecnico di saltare l'uomo, sicuramente hanno qualcosa in più Politano e Raspadori, se è quello il tipo di lettura che vogliamo Fortuna? Dare. Io invece Lozano, perché può accompagnare Osimhen e sfruttare gli eventuali spazi che si andranno a creare, anche perché ha già Raspadori che ti fa questo tipo di dai e vai, attacca lo spazio, e quindi secondo me io ci vedrei bene anche Lozano. Purtroppo Kvara non c'è e non so come sta. È stato inquadrato perché sta seguendo la partita al Maradona. Anche Zielinski secondo me potrebbe. Attenzione, però noi siamo in attacco. Attenzione, supera l'uomo, cross al centro. Perché ci arriva sempre uno? Napoli è entrato molto bene. Ma ci doveva entrare così nel Balletti secondo tempo. Balletti ha fatto un bel discorso. Non poteva stiamo insistendo con i cross al centro. Osimhen salta, c'è Vicario. Bravo Salvatore, questo è un dato che era da evidenziare. Non stiamo verticalizzando, mister. Ma non è possibile verticalizzare perché, come dicevo prima, loro fanno densità molto nella parte centrale proprio per evitare che il pallone possa transitare nei paraggi di Osimhen, e stanno levando le giocate verticali profonde su Osimhen, ma anche le palle quelle là quindi secondo te questo è l'unico modo per attaccare L'unico modo è quello di andare a creare la superiorità numerica sugli esterni, oppure andare a creare quei vantaggi qualitativi che si trovano sempre negli uno contro uno, ma che stiamo facendo fatica a trovarli. Perché se da una parte Raspadori è poco servito, dall'altra parte Politano, quando gli arriva palla azzarda poco la giocata l'uno contro uno, si appoggia molto sul giocatore che ha vicino, De Lorenzo o Anghissa. Attenzione, Anghissa te lo sei chiamato, mister, si guadagna l'angolo. Si guadagna l'angolo, Anghissa, attenzione.
Mi sembra proprio aumentata l'intensità del palleggio. Ha invertito, se non sbaglio, le due mezze ali. Si è proposto, più Mario lui. Sa, però, sì. però dal vertice dell'area. Andiamo al telefono che c'è Ciro in collegamento. Le mezze ali ci deve essere, quello è importante. Pronto? Attenzione. Dai, Ostigard. Ciro! Occhio. Ciro! Pronto? Ciro! Ciao! Va bene. Ostigard. Buonasera Ciro, sei in diretta, stiamo seguendo un calcio d'angolo del Napoli. Buonasera a tutto lo studio, sì. Ciao. Angolo per il Napoli, cross al centro, di testa, niente. Ciro, dici tutto. Volevo dire che io sono un tifosissimo del Napoli. Ottimo Ciro, nel frattempo Vicario sbaglia l'invio. Infatti che abbiamo vinto gli scudetti anni passati, io abitavo a nord. Ah, ecco. Abitavo a nord, quel fatto che noi... meridionali, napoletani, ci odiano tutti. Vabbè. Vorrei precisare una cosa. Non li ascoltiamo quei cori là, Ciro, noi siamo superiori. No, io l'ho vissuto sulla pelle. Lo so, immagino. Perché avrei Maradona ai tempi a Torino, a Milano, a Firenze, a Napoli, a Verona, a Como. Immagino, Ciro. Tutto. Immagino, Ciro. Come la vedi sta partita, Ciro? Sei fiducioso? Non lo so, io penso che qua ci mettono qualche freno come i treni. Via, allora, vedi quello che ho detto allora, prima. No, non ci possono vedere. Turco, Ho tanti immazzati. Sì. Turco, sì, Ciro. I miei complimenti a te, alla signorina Dani, a tutto lo staff. Grazie mille, Ciro, grazie di averci chiamato e siamo più... ottimisti. Dai, falli, ah. Siamo più fiduciosi, sim fort chissà, non ce n'è per nessuno, o quasi, magari qualche squadra in Europa che tecnicamente vabbè, come diceva il mister, però non ci stanno elementi. In Italia non ce n'è per nessuno. Però non ci sono elementi, come diceva il mister, fa una teoria del genere, perché quando è iniziato il campionato... Non è sullo stesso Napoli, è sul sistema, però guarda, io spero di tra virgolette, che magari qualcuno può avere paura. No, ho capito, la paura sì, però non esageriamo con il vittimismo. No, vittimismo no. Cioè, se uno deve... A testa alta sempre, perché comunque è un grandissimo gioco. Si creano degli alibi dopo che sono ingiustificati. No. Cioè, oggi ti devi attenere a quello che il campo sta dicendo. Parla il campo, sta parlando. E quindi non è che adesso solo perché alla 51esimo siamo 0-0 e quindi per forza ci debba bisogna essere un vedere i fantasmi. Ma dai, io è una partita come spesso ne capita nel corso di un campionato. Andrea, alla sosta dei mondiali con due vittorie, nel frattempo Mario Rui. Bravo, Rospa. La dà la spada di alto! Anghissà, Artù, che è successo lì? Bel pallone lavorato da Spadori sul fondo. Vedi quello che dicevamo, se basso, tu la metti dentro, i complotti Anghissà praticamente dal dischetto del rigore ha calciato alto. Purtroppo. Non voglio dire un rigore in movimento, però... Poteva far meglio. Ecco. Richiamando l'osservazione di Salvatore prima, avendo il solo Osimhen... I cross al centro in questo momento sono infruttuosi, quindi ci devi arrivare così nell'area avversaria a concludere, con gli 1-2 in rapidità. Qua c'è il fallo nel frattempo, l'arbitro lascia giocare, signori, ma qua c'è un fallo, l'Empoli ci prova. Ingenuità là però. Ma è fallo là, signori. Io lo vedo fallo questo, ma non so se ce lo fanno rivedere. Ingenuità però in uscita del Napoli. Giustamente non ce lo fanno rivedere, vabbè. Vabbè, però tiro dell'Empoli. L'ha fatto, Bandinelli ci ha provato, ma tiro alto. Gioca già ripreso. Era un'azione che potevano... Ah sì. Lo so, però... Pericolosa, molto pericolosa. Perché mo c'è un po' di fretta. Sì, nel frattempo continuate a chiamarci e a scriverci voi. Va bene provarci, da casa, ma le disattenzioni adesso proprio no. No, al 53esimo no, assolutamente no. Dalla regia chiedo se è pronto quel momentino tanto atteso da Mister Fontana. Capisci a me, quello là, insomma, anche Fortuna Autiero, quel giustamente. Caffè napoletano è buonissimo. È un caffè, giustamente. Rosario, tu gradisci un caffè? Sì. Qualsiasi cosa mi raggio, tenga una fama che andrà. No. Crisi, al centro. Osimhen, nulla, ancora cross al centro. Fatemi sapere dalla regia perché questo momentino ci vuole la giusta carica, la giusta energia, non solo per i giocatori del Napoli che al 53esimo, quasi 54esimo, se la giocano con un Empoli. Lì al Maradona che sta dando praticamente... Si stavano riscaldando Elmas, Zielinski e Lozano. Ma anche per noi, l'energia anche per noi. Tutti e due. Ecco, c'è Antonio che ci scrive. Sì. Adesso sicuramente tutti diranno che il Napoli si fermerà, che Spalletti ogni anno fa una preparazione per un inizio campionato sprint. Questo no. Per poi
cadere. Io personalmente vedo quest'anno qualcosa di diverso, vedo la vera grinta e soprattutto il gioco di squadra. Quest'anno è l'anno buono, forza Napoli e complimenti per la trasmissione. Questo messaggio grazie, ci piace, Antonio. Soprattutto complimenti per la trasmissione, vabbè, ma lasciamo stare, però ecco l'ottimismo. Io prima stavo segnalando, miss, non è che è il mio pensiero, è però altri. Stavo fotografando quello che può essere il pensiero non di tutti, non di molti, ma di numerosi tifosi che sono delusi da alcune vicende del passato. Gli scudetti, i campionati si vincono attraverso queste partite. Perché è facile giocare contro squadre che ti lasciano campo con i giocatori che è il Napoli. Queste partite sporche qui vanno vinte 1-0. Pure 1-0. 1-0 al 90esimo, quello che è. Ma da queste partite passa una buona prestazione. Non è fallo questo! Come arrabbio! Dai. Non è fallo! No, questo è fallo tutto. La botta ruba palla, ma non commette fallo. Artù, scusami. No, ma forse anche ma guarda, se poi non è meno. Il calcio su Parigi, ma non è fallo, aiù. Come dire, palese su questo. Se un giocatore si arrabbia così tanto è perché ha la percezione proprio di non aver fatto fallo. La botta qui. Ma non è fallo, ma non scherziamo. Si è arrabbiato molto. Dai, arbitro, dai, su. No, poi stai con gli occhi aperti. Se inizia a dare sti falletti così. Ma il gioco effettivo da 10 minuti di gioco. Può darsi che abbia fischiato un 2 contro 1, perché accanto alla No, era un 2 contro 1. Noi non abbiamo la percezione, ma in questo momento, se fosse. Qualità. Se fosse stato così, però. Ecco, Angelo da Salerno scrive: calma, questo Napoli è forte, stiamo dominando la partita, prima o poi il gol arriva. Siamo fiduciosi, forza Napoli. Arriva, sempre. Ma bisogna cambiare. Vero, perché domina. Ottimo, ottimo, ottimo. Angelo è fiducioso, vedi Tania, Angelo è fiducioso. Cambietto, vediamo. Così bisogna essere, fiduciosi e grintosi. Regia, il famoso momento, nel frattempo che il Napoli al 56esimo ancora studia, che Mario Rui aveva a dire qualcosa in panchina, no? Alla panchina. No, non si è riuscito a capire, onestamente. Però si è liberato della palla e poi si è rivolto alla panchina. O qualcuno gli ha detto. Attenzione, attenzione, attenzione! No! Ed entra, adesso però si verticalizza, attenzione. Mister, adesso ci si prova. Ci stanno addosso. Però acchiappa sto contropiede dell'Empoli, acchiappa sto contropiede dell'Empoli, ecco, commettiamo fallo. Cartellino giallo. Ostigar, dopo Peppe ingarrate. Io ho detto gol, non ammonizione. Ah, scusami, scusami, ho capito male. Peppe, lo ricordiamo, nel pentolino. È famoso ormai, famigerato, celeberrimo. Pentolino aveva pronosticato il gol di Ostigard, però che è stato ammonito. Prima ammonito del Napoli al 56esimo. Ma non so se... Sì, però lo doveva fare qua, Se l'ha speso bene. L'Empoli si stava involando pericolosamente in contropiede. Per me lo Bottega aveva fatto un grandissimo recupero e ha subito fallo, secondo me ha anche subito là, però vabbè. Poi Ostigard ha messo giù un giocatore dell'Empoli. Continuate a chiamarci voi da casa allo 081 01 45 948 per commentare insieme a noi questa partita, oramai giunta quasi al 58esimo minuto. Napoli-Empoli 0-0. 0-0, Tania Lagatta l'ha detto prima. Anche un gol sta bene banco, perché anche 1-0 si possono vincere le partite. Però dai, forza Napoli. Loro stanno facendo molto bene con le mezzali. Mister diceva, mister Fontana, che seguiva questa azione del Napoli insieme a noi, niente, mister. No, dicevo, stavano facendo una fase non possesso eccezionale, quella dell'Empoli, perché stanno scivolando bene con le mezzali quando il gioco viene sviluppato sugli esterni con i terzini e lì non hai possibilità di sviluppo. Ecco perché diventa fondamentale che i due esterni, Politano e Raspadori, prendessero più iniziativa e andare a lavorare gli uni contro uno, ma devono andare veloci e rapidi per cercare di guardate come stanno tutti dietro la linea della palla, tutti e ben posizionati. Purtroppo però, è difficile. Però sai, una volta che hanno preso le misure e stanno continuando queste misure, bisogna fare dei cambi, scusate, secondo me. I tempi sono quasi maturi. Attenzione, siamo arrivati ad un momento adesso tanto atteso da tutti, Tania. Però c'è un doppio cambio per l'Empoli. Doppio cambio nell'Empoli, esce Satriano che era stato ammonito. Ciao Satriano. Lammers, l'ex Atalanta, fuori anche Haas, dentro Akpa Pro. Non lo so, mister. Pacca Pro, ex Salernitana, il mio giocatore non mi ha mai entusiasmato. No, speriamo che continui così, ovviamente non è entusiasmato. Tania, nell'ombra. Sorprendiamo il nostro parterre, che dai, dici? Io
consentitemi, vado a prendere una cosa che siamo in questo momento sono convinta serva ancora di più rispetto a tutte le altre volte. Sì, passerella per Tania che ci omaggia. Posso dire un caffè che è bellissima, buonissimo. Tania. Grazie. Cosa? È bellissimo. Ho detto, posso dire, posso fare un complimento a Tania? A me, grazie mille. Ah, Tania, scusa, pensavo io. Tania, fortuna l'ha detto anche di me, quindi non crederci. Ma io l'ho detto anche di lei prima quando è arrivata. Non ti sei sbagliato. Cosa che non dico mai di te. Però Don Belé. Ah, tiro del Napoli, grazie Don Belé. Grazie. Grazie. Merci. Ci prova il Napoli. Mister, finalmente. Era il momento. Era il momento del buon caffè, ovvero caffè Siag, che Tania pure a me. Pure a me. Una tazzina pure a me. Prendine insomma, un'altra. E dopo a due. Sì, è una. Una per te, giustamente ti reggo. Ragazzi, la tazzina. Ma all'ospite, all'ospite. Prego. A Rosario Verde che è stanchissimo da stamattina. Da stamattina. A faticare, insomma. A averci sul caffè. Caffè anche per la bellissima e bravissima Tania La Gatta che ci racconta ovviamente di questo caffè, caffè Siag. Caffè Siag, un aroma inebriante, anzi non è inebriante, no, perché inebriante è Vemac. Troviamo un altro... No, Vemac era idilliaco. Ah, idilliaco, hai visto? Questo è inebriato. Segni tutti gli aggettivi. C'è un solo termine per, insomma... Saporito! Ecco, definire caffè sia con Ricinino d'Angelo quando assaggia. Provo ad imitarlo, ma... Non lo so più. Com'è? È puro saporito. Puro saporito. Caffè Siag, grazie ovviamente a Roberto Giliberti che... Ci omaggia tutta Napoli, non solo, di quest'ottimo caffè che io finisco. grazie mille a Caffè Siag. Rosa, com'era il suo caffè? Com'era? Idilliaco. Idilliaco, sono imparato idilliaco. Grazie mille a Roberto Giliberti, grazie mille a Caffè Siag. Nel frattempo, 61esimo, Napoli-Empoli 0-0, Arturo. Sarà ammonito anche Parisi per una brutta entrata su Politano, quindi ci sarà una punizione per il Napoli con tutti i saltatori dentro l'area di rigore. Però si cerca da parte dell'Empoli di fare innervosire, insomma. Lorenzo, Mario Rui, io credo che ci sia stato un po' la benzina, quindi è chiaro che adesso la buttano sul piano fisico. Attenzione, Tania. No, dico prima il caffè, poi le patatine. No, no, non ho preso la patatina. Però, dato che Peppe Laurato non ha avuto il caffè, mi sembra giusto, da buona padrona di casa, dare tutto il vassoio con le patatine. Ah, arrangi così patanella. Peppe, arrangi. Ma che volete? Ecco. Ti voglio bene. Oh, attenzione, nel frattempo. Credimi, ti faccio chiamare dal mio nutrizionista. Sulla punizione calciata dalla Spadori, mamma mia. Però signori ha fatto un colpo di testa perfetto, ha incornato bene, salvato, cioè è saltato e ha colpito in maniera quasi perfetta, ma dalle 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 prima avuto, o poi avuto. Proprio utilizza proprio termini tecnici, hai visto? Dalle dalle, non lo so, mister a commerciare, non è dai e vai, è dalle dire dalle dalle, baglioni dalle dalle a mai, oddio, baglioni bellissimi signori, noi un applauso, ci vediamo forse sabato per Napoli Udinese. La regia davvero redazione, grazie mille, buio in un contesto di comici veramente, non mi posso dire. C'era però, c'era la battuta, c'era la battuta, c'era. Nel frattempo ha zoppato Anghissà ed era fallo, è fallo? No, non l'ha dato, no vabbè, sembrava ovvio. Scusa Arturo, non è fallo quello? Non l'ha dato, ma non è fallo quello? Dai, si è provato un po', ecco il primo cambio, lontano ovviamente. Finalmente. Allora Fortuna Autiero aspettava con ansia il cambio. Certo. Del Napoli, è chiaro che il primo campo era abbastanza chiaro. Voi continuate a chiamarci che ci seguite da casa, chiamate, dite la vostra se avete alcune domande, se avete delle domande da fare al nostro parterre de roi. Ma anche domanda... solo a Fatima Arciero, che non è venuta oggi perché c'è Fortuna Autiero. No, attenzione, Napoli sbaglia però, noi ci distraiamo qui, si ride e si scherza, però attenzione, rimaniamo concentrati. Il Napoli deve rimanere concentrato, brava Tania. Hai detto bene te nella gatta, concentrati, mi raccomando, perché nega c'è sta fuscherzetto l'Empoli, che voglio bene. Ecco, nel frattempo ci colleghiamo al telefono perché abbiamo qualcuno che ci chiama, pronto? Sentiamo al telefono, pronto? Pronto? È pronto? È caduto. È caduto, non lo sappiamo. Cambio per il Napoli. Doppio cambio, anzi triplo cambio. Gaspadori...
In un solo slot? No, forse no, se lo conserva. È doppio, però. No, no, Lozzano Raspadori e Massapolitano. Perché ha alzato l'8 sta facendo un po' di confusione la grafica. Sì, aspettiamo un attimo. No. Brutello con quarto uomo. Quarto uomo che ha fatto. Che Raspadori sta lì. Okay. Allora, signori, se non si sta capendo. No, Raspadori, Lozzano e Massapolitano. Perfetto. E Zielinski Dombélé. Sì. Triplo cambio per il Napoli. Ma io sicuro che il terzo esce Dombélé ed entra Zielinski. Perfetto. Voglio sapere adesso da Cristian Bosco se questo triplo cambio può portare qualcosa in più. Ma tatticamente cambia poco. È chiaro che sono forze fresche. Si spera che l'Empoli abbassi un attimo questa soglia di attenzione e concentrazione che ha avuto fino adesso e che con forze fresche si riescono a produrre occasioni da gol. Mister Fontana. Stavo dicendo prima a Cristian, queste sono le classiche partite che tu devi giocare sul fattore attenzione della squadra. Centro, stop, Osimhen da gran campione, si gira. Dai. Ah, non trova lo spazio però Osimhen, mi avrei tirato subito là. Sta facendo la partita che deve fare, deve giocare sul fattore errore che io sono angolo. Convinto che prima o poi accadrà. Sì, però come segnalato prima e come segnalato adesso giocando. Anche da Tania ci stanno tre addosso a Osimhen. Sì. Allora il prossimo cambio entrerà Simeone e passa 4-2-4. Non lo so, io inizio a segnare da qui. Calcio d'angolo. Mannaggia, saltano però. Fa buona guardia la difesa dell'Empoli quando siamo al 65esimo praticamente. Cioè l'Empoli sta giocando come se già segnato e si sta chiudendo, cioè sta proprio chiuso. No, l'Empoli è rimasto chiuso. Ma non tocca una palla. L'Empoli firmerebbe per un pareggio ma col sangue. Ma però non sta toccando manca un pallone, cioè niente. Chiamateci da casa, scrivete. Abbiamo al telefono Giovanni. Attenzione. Se mi sa a posto l'Empoli. Giovanni. Confido in pronto. Giovanni, sei in diretta, buonasera. No. Ah, salve, buonasera a tutti. Ciao Giovanni, dici tutto. Allora, io dico che tra poco il Napoli vincerà 1-0 con il Politano. A posto, a posto. No. Politano è uscito sempre però. Sempre pronostico. Però l'1-0 ci piace. Giovanni, Politano non c'è più. Non c'è, è uscito, però chi segno sì. Dai, ma no, Lozzano, Politano. È uscito, è entrato Lozzano. Ah no, mi dispiace allora, io tu. No, e che fa? Ha giocato prima. Pure si segna Ostigard, a noi ci fa piacere. Sì, allora segnerà Osimhen è sempre Forza Napoli. Osimhen, bene, 1-0 Forza Napoli. Grazie mille di averci chiamato e seguici sempre canale 8, canale 14 del Digitale dell'Est, questo è Energia Azzurra. Stiamo seguendo Napoli e Empoli, Forza Napoli. Dai. Dai, lo so che hanno sbagliato Tania, però l'Empoli adesso si propone, sta cercando di imporre una manovra, però attenzione, Napoli riparte, dai, fulminiamoli, dai, fulminiamoli, veloci, non rallentare la manovra, ne sono sempre tanti, guardate l'Empoli, quanti ne sono, guarda, sono 7 giocatori, buone, Lozzano, aia, cross basso, Osimhen, rigore, atterrato Osimhen, occhio, come abbiamo detto, l'episodio, attenzione, atterrato Osimhen, rigore diretto. Come la scusa, è diretto. Sta fischiato. Rigore. Non aspetta. Tre anni che c'è il bar. Ma mi ha staccato a spine, non lo posso vedere. Attenzione, Osimhen cerca di recuperare il pallone. Mi sembra netto, perché il difensore dell'Empoli proprio cicca e va. Sicuro, devono rivedere se il VAR chiama, che ritiene cosa rivedere. Al VAR la rivedono comunque. Sì, è chiaro. Non è rigore, la stiamo rivedendo anche noi. No, ma è rigore, È rigore, ragazzi. Dai. Mi sembra netto. Zanetti è incredulo proprio. Ma la prospettiva che abbiamo noi. Due cose da evidenziare. L'accelerazione di Lozano e la velocità di Osimhen, ragazzi. Che si diceva? Allora, c'è un check. No, me lo prende, vedi, lo sta spiegando. Ma ah, è palese il rigore, dai, facciamo sto check. Allora, Lozzano! Allora, facciamo capire anche da casa, perché l'entusiasmo può creare, ovviamente, un po' di confusione. Il rigore è stato dato, sì o no? Se rischi non lo calcia, ancora, aspetta, vediamo. Ancora no, l'ha dato, c'è cover, è finito. L'ha dato. Finito, ok. Ma rigore. Ora calma. Calcio di rigore per il Napoli, siamo al 68esimo. Calcia Lozzano. E calcia Lozzanino Lozzano. Dai Lozzanino, dai. Attenzione, c'è Politano, non c'è Zielinski. Questo è il momento di svolta della partita di stasera. Ma c'è Zielinski e c'è Osimhen. Lo so, però è Lozzanino. Zielinski è giustificato. Signori, concentrati.
Centrati, dai Centrati. Di svolta. Lozano contro Vicario. Vai Sciuchi, non mi chiudere. Dai, ragazzi. L'anno del Napoli. Gol, 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 gol. Irving, Lozano. Grande. Ha fatto un po' troppo, non l'ha battuto bene. Rigore. È otto suore. Che vuoi fare? È stato un momento di esitazione. Non l'ha battuto bene. È venuto, rigore. Raccontiamo. Che okay, forse bello, bello. Bevi. Ho avuto un po' di paura. L'ha battuto sul benissimo. Di allora, raccontiamolo, Arturo. Raccontiamo due cose. Gesto molto bello di Osimhen che è andato da Lozano quasi a benedirlo. Come ha fatto con Kvara. Visto il calcio di rigore, nulla era a dire a Lozano, però vabbè. L'aveva preso. Lozano l'ha battuta non benissimo. Rigore, Vicario è molto bravo, è molto alto, l'aveva toccato, però che è entrato e a noi va benissimo così, va proprio bene così. Ora possiamo anche chiudere la partita. No, dobbiamo raccontare però. Lo so, però. Dobbiamo ancora raccontare 20 minuti. Che cosa emerge da questa situazione? Sentiamo Mister Fontana e poi ci fermiamo. Andiamo, sì. Comunque, chi ha calciato e ha fatto anche gol non ha mai palesato una sicurezza nella circostanza dei rigori. Perché anche Politano, il primo gol che ha fatto sul rigore, l'ha mezzo ciccato, è uguale Lozano. Abbiamo e questo, specialisti di calci da questo pietra. Continuo ricercare il rigorista. Era Kvara, Kvara l'ha calciato con sicurezza. È rimasto ancora in mano. Intanto l'azione è arrivata da Lozano col cambio, come hai visto. Insomma, no, però dobbiamo sottolineare una cosa. Messo giù Osimhen. Di quanto Osimhen possa fare la differenza. Perché e frattempo, attenzione, seguiamo ancora Arturo l'azione del Napoli, perché il Napoli ci prende gusto. Non ci dispiace. Sarebbe chiuderla così, eh? È messo giù un giocatore dell'Empoli. Va bene. Allora, è guerriero, Osimhen, perché non te lo aspetti che vuole recuperare la palla per il difensore vuole ripartire. Ok, ci dobbiamo fermare però. Ci dobbiamo fermare, torniamo tra poco perché ci sono i consigli di shopping dei nostri amici di Energas. Quindi dopo questo gol torniamo tra un po'. E siamo a posto. Ringraziamo Energas. Che è successo? Noi continuiamo poi a discutere. Lo so, però, calendario. Però quando c'è Energas bisogna ringraziarlo perché è sempre vicino ai clienti, sempre vicino alle aziende, sempre vicino a tutti i tifosi del Napoli come noi che stiamo ancora esultando, c'è ancora un po' di residuo io. Perché al 68esimo il Napoli ci va in vantaggio con un bel rigorino procurato da Osimhen e tirato da Lozano Vicario. Ci è arrivato a pararlo, cioè nel senso a toccarlo, però il pallone è entrato dentro. Simo Napoli e Simo Forte. Nel frattempo che è successo? Doppio. Rosso, vai via Luberto. Rosso. Doppio! Cartellino! L'arbitro, sembrava che cartellino non ce le avesse, invece adesso espulso Luperto. Espulso l'ex. Ex di giornata. No, doppio che, giallo, Lozano dicevamo, ancora una volta decisivo. Quello che dicevamo anche prima. Questo, sì. Sentiamo Mister Fonte. L'Empoli di turno affronta una squadra grossa come Napoli, come può essere il Milan, è facile fare la prestazione contro queste squadre, perché? Perché devi solamente difenderti, non devi proporre gioco, però poi non ti può permettere nessun tipo di errore, come sta succedendo, che subisci un rigore, subisci un fallo, subisci una situazione di gioco che ti complica la gara. E poi ritorna a casa col magone di aver fatto una grande partita, ma punti zero. Lo so, però aspettiamo là è tutto sacrosanto lì, c'era tutto. Ma è tutto meritato, cioè a differenza comunque di tante partite che ho visto e che ho vissuto anche, il Napoli, che è la grande squadra, sta facendo la partita, non è che sta lesinando sul fatto che sono più forte e quindi prima o poi la vinco, no, la sta giocando. Nel frattempo da casa continuate a chiamarci, a scriverci e infatti ci colleghiamo subito al telefono con un amico che ci ha chiamato al numero fisso che ricordiamo a tutti 081 0145 948. Pronto? Che linea? Sei in diretta? No, è caduto. Scriveteci anche, però vi leggiamo anche in diretta i vostri WhatsApp. Ve li legge Tania la Gatta in persona, in diretta, non registrata. Però Salvatore, sai una cosa? Sì. Allora, non perché io adesso sia così tanto entusiasta e spero che questa partita termini in tempi molto brevi. Ah, ecco, si lanci praticamente, ok, ha ragione. In tempi molto brevi, però io suggerirei di andare a fare una bella cenetta dopo. Ah, sì?
Ragazzi, mi tocca allora. Mi tocca. Allora. Però abbiamo, no, abbiamo... mi tocca, Rosario, mi tocca. È un brutto fisico. Però abbiamo Peppe, che è sempre così tanto gentile, anzi generoso, da portare tutti noi a cena ogni sera, vero? Vero, Peppe? Sì, sì. No, ogni sera è senza aspetto, no, tutte le sere. Ogni sera dopo la trasmissione. Dopo la trasmissione, sì, no, certo, ma dopo la partita. Sì. Nasce, nasce questa situazione da quando abbiamo scommesso, scommettiamo sul risultato del Napoli. Se Napoli vince, ci porti a cena. Ti sta rovinando la vita? Mi sta rovinando la vita. Ma è il piacere essere rovinato la vita da Napoli così. Attenzione, cross di Mario Rui, nel frattempo salta Osimhen! Saltano tutti! Salvataggio sulla linea. Stoppati, aspetta ancora, il Napoli continua. Che è successo lì? Cross molto insidioso di Mario Rui. Osimhen l'ha presa sul secondo palo. L'ha schiacciata a terra, però che rimbalzava, Vicario l'ha presa sulla linea. Era quasi gol qui, però attenzione, stavamo dicendo che... Che ha stabilito una convenzione. Allora, Christian, tu che sei insomma un abitué degli inviti a cena di Peppe Laurato, come si è mangiato l'ultima volta a Da Figliero Marnari Innovative, offerto soprattutto da Peppe Laurato? Alta qualità. Dato alla grandissima, ma soprattutto, tu non sai che io sono stato uno dei pochi, perché ti ricordi che ci siamo divisi? Sì. Figlio. Una Marinara Classic e Innovative. Ok, sì. Io ho fatto un po' di qua e un po' di là. Cristian Bosco si è diviso da... E io, invece ho pagato sia di qua che di là. Ecco, un po' da Assunta Pacifica e un po', ma giustamente, da Giuseppe Scicchità. Che è arrivata la fattura a casa mia? Perché avevo la partita IVA. Però fortuna che si paga poco. È vero, ce l'ha la partita. Fortuna che si paga poco. Oh, io vedo Fortuna Autiero qui, che appena si è parlato di Peppe che portava a cena a Da Figliero Marnari Innovative, subito ha fatto gli occhi dolci. Peppe, fa vedere come te l'ha guardata. E tu che hai fatto? No, ma io guardate con questi occhi. No. Fortuna ha fatto gli occhi dolci. Io stavo nel diabete. Vabbè, salutiamo ovviamente Giuseppe Scicchitano. Attenzione, però seguiamo prima il Napoli e poi parliamo ancora di Giuseppe Scicchitano e Da Figliero Marnari Innovative. Ovviamente il Napoli è vicino all'area dell'Empoli. Signori, casa da fuori più veloce. Deve fare il 2-0. Vi dicevo, Giuseppe Scicchitano, Da Figliero Marnari Innovative, che sa coniugare l'inventiva, no? Le nuove idee, quelle giovani, fresche, gourmet, ai piatti, quelli classici della tradizione praticamente, oppure andate da Assunta Pacifico a Da Figliero Marnari, quello insomma, oi Cristian, quando si parla, come fa a Cristian? Insomma, in entrambi i casi si mangia bene, in entrambi i casi paga Peppe! Applausi, facciamo, forza, forza, vai, 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 vai. Non ci crediamo, non ci crediamo. Ci credi. Che è avvenuto questa cosa. Rosario Verde dopo aveva un impegno, l'ha disdetto perché andava a mangiare. Vattene, vai, nell'impegno, mattino. No, diceva, andando dalla figlia di Amaro Marnaro, andate nella Traversi, ci sta il Teatro Totò, sta il San Ferdinando, ma soprattutto il Teatro Totò, andate a vedere qualche spettacolo, perché fa bene anche andare a teatro. Dopo cena oppure il contrario, prima il teatro o prima dopo. Perché la figlia di Marnaro fortunatamente chiude tardi fortunatamente per tutti noi. Loro lavorano tanto. Niente, ci sta proprio sfizzare per noi. Attenzione, 78esimo, quasi 79esimo, Napoli-Empoli 1-0. Però un altro per chiudere la pratica. Allora, signor Luciano, so capendo. Guardate, questo è un atteggiamento da grande squadra. Al contrario di quanto potrebbe pensare un appassionato, che dice, ma perché si sono fermati? Devono andare. Invece no. Loro sanno che in questo momento stanno vincendo. Stanno Io un altro gol lo farei. In aria. Cross al centro, quello, niente, quello basso. Non vuol dire che non pensi a farlo, ma lo stanno facendo attraverso un palleggio, considerando che hai anche la superiorità numerica, e quindi cerchi di lavorare per trovare... Espulso Luperto, lo ricordiamo. Potrebbero fare un torello continuo fino alla fine. Però mancano 10 e più minuti. 10 e più minuti, assai. Poi è snervante correre dietro ad una palla e non prenderla. Una volta c'era uno che diceva, fate il gioco a chi lo sa fare. Bravo. Questa è, me la segna, non, non abbiate fretta. Questa è bella, questa è una massima di vita praticamente, possiamo dire un po' in tutto. L'ho creata io nel 1880. È certo. Attenzione, cross al centro di Mario Rui, basso però. Adesso stiamo facendo tutti i cross bassi però. Mario Rui sta sfornando cross su cross. Però l'Empoli forse... riesce a uscire. C'è una buona pressione. Riesce a uscire, non spazza, ma tiene palla. Bravissimo. Ruba palla il Napoli, Osimhen, sfondalo.
Mannaggia, oggi un po' impreciso, eh. Tiro alto, però si è guadagnato il rigore, dai, impreciso, dai, però sulla corsa, Osimhen il giaguaro. Un po', anzi, di Lorenzo comunque sta dando il suo apporto alla partita. Un anticipo mostruoso. Ma possono entrare anche nella paura di dire non conviene nemmeno più ripartire perché ne prendiamo due o tre. Questo è stato un gesto veramente. Vabbè. Scusa, tu che ne capisci mangiare, ma spalletti. Tutti si penne che si mangi spalletti. Io so perché a volte le compro pure io, sono a Liquirizi e quindi hanno un buco. No, quello su penne vere. No, no, spieghiamolo, no. Perché la regia nazionale ha indugiato più volte su spalletti che sta con un pennarello mucco praticamente. E stava facendo avanti e indietro con questa penna, un pennarello, non ho capito. Ma pure un'altra partita. Il nervosismo a fondo, a fondo. Il nero di seppia proprio. Attenzione. L'avrà confuso con la bacchetta della Liquirizia. Non lo so. Allora, in FA, in Inghilterra, Sarri praticamente gli crearono un problema perché era vietato fumare a bordo campo. Napoli in attacco nel frattempo. Masticava quel bastoncino. In Italia non mi risulta che non sia fumare. Questo. Non si può fumare. Infatti Sarri, che è un fumatore accanito, ha un filtro di una sigaretta, ce l'ha sempre fisso proprio. Vabbè, proprio di sei educati. Neanche l'Aikos fumare. No, niente. Attenzione, perché addirittura anche il tifosi è vietato portare accendini. Cerca un varco. Voi continuate a scriverci, a chiamarci. Nel frattempo io sto leggendo vari messaggi su WhatsApp. C'è chi dice: è vero, dopo il 65esimo si è sbloccata la partita. Non vi siete sbagliati di molto, è 68esimo. Ma il Napoli è ancora in attacco con l'Empoli lì al Maradona, all'82esimo. Il Napoli è ancora in attacco, cross di Anguissà. Poi salutiamo Brian che ci sta seguendo da Milano. Ciao Brian, ciao, grazie. Ciao Brian, tifoso del Napoli ovviamente, ci segue da Milano, ci seguono dappertutto. Oggi stiamo ricevendo molti complimenti, molti saluti, grazie mille, sono sempre tanto tanto carini. Forse perché sanno che leggo io i messaggi, lo sono ancora di più. Ma è tutto studiato, scusa. Peppe, ma oggi è particolarmente spiritoso. Attenzione, si mette molto. Allarga. No? Benissimo. Dai, io un altro lo farei, ma per stare più tranquillo io. C'è ormai una in questi una dieci capacità, minuti e più conoscenza. Di passione, Anguissà ancora combatte in area, attaccato da due o tre giocatori dell'Empoli, però. È un muro. Vabbè, giustamente. Poi c'è Davide che ci scrive da Maddaloni, dice: io sono convinto che all'88esimo entrerà Simeone e farà un gol. Attenzione, magari ce lo vediamo. Mamma mia. Il Napoli combatte ancora in area, però l'Empoli praticamente prova ad uscire. L'Empoli si difende, comunque si difende anche bene. Il Napoli è molto alto, bene. Sono nove uomini dietro la linea della palla e giustamente devono fare questo. È un mezzo pulmino, va? Un mezzo pulmino. Ma è normale perché comunque devo dire che loro per il tipo di partita che devono fare hanno fatto una grande partita e adesso andare a sbracarsi per cercare di recuperarla non è neanche corretto. Forse negli ultimi minuti cercheranno di fare qualcosina in più, ma fino alla fine cercheranno di tenere la partita viva. Speriamo che non facciano più niente. No, ma il Napoli è in gestione, nel senso che ha grandi palleggiatori, ha comunque una capacità. No, brutta palla persa fuori di qua, ha capacità di lettura, per cui fai fallo. Stanno sfruttando bene anche la superiorità numerica. Poi ogni tanto qualche passaggio concedeteli, anche perché sono umani quelli del Napoli, possono sbagliare ogni tanto. Ma quest'anno devono essere più alieni che umani. Nel frattempo andiamo al telefono perché continuano a chiamarci. Pronto? Stanche tutte e due le squadre. Sì. Molto stanche. Pronto? Pronto? Buonasera. Ciao. Buonasera, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo fare una domanda tecnico-tattica a Rosario Verde. Sì, con chi parliamo innanzitutto? Con chi abbiamo il piacere? Tonino. Domenico. Vabbè, che ha un amico che si chiama Tonino, non è la stessa cosa. Dai, infierici. Sì, Domenico, guarda, in grusacca. Una domanda tecnico di stasera. Infierici. O pasta padana, formaggio parmigiano o romano? Parmigiano, attenzione però, c'è un... Praticamente c'è un simposio qui con un altro grande della pasta e padana, Peppe Laurato. Guarda, ci sono diverse opinioni su questa. Io anche il romano non è male, d'accordo con Peppe. Attaccato. Ma tu fai lo chef, fai anche lo chef? Assaggiatore professionista. Sono magno chef. Diciamo che fu mio.
Cioè, ci sono i doppiatori nel cinema e lui c'è l'assaggiatore. L'assaggiatore professionista. Dai, dai, 85esimo, il Napoli ancora in attacco con Elmas. Dai, che dai, dai, che si destreggia, in mezzo a due, poi va ci bene, prova. Bene. Angolo, guadagna un angolo prezioso. Attenzione, siamo in zona Ostigard, in zona Pendolino. Peppe, si segna Ostigard. Dai, dai. Si segna Ostigard. Sia stasera che domani a da figlio Rumara. No, c'è una doppia dai, promessa, c'è però di gol, dai, con un altro profumo. Con un altro posso partner. Fare io una promessa? Mi permetto di fare una promessa, da quando sono qua non l'ho mai fatta. Calcio d'angolo. Allora, se segna sì, Ostigard. Se segna Ostigard, accompagno io a casa Peppe Laurato, perché oggi sono venuta con una delle macchine che mi sono state fornite da Facile Rent. Che ringrazio. Hai fatto quindi, una da brutta. Va bene? Io spero veramente che questo accade. Che si sì, ma è venuta con la mamma oggi. Lei, quindi praticamente... No, non solo, e poi è una smart. Quindi non ho che dove ti mette nel cofano. Centro nel cofano, però una parte di fuori, naturalmente. Normale, la smart e ti mette tipo parso. Ah, vuoi finire sempre di scena. È quella quattro porte, però, precisiamo. Dai. Dai, dai, porfo. Dai. Comunque noi ringraziamo gli amici di Facile Rent, in particolare Carlo Ciampi. Lo salutiamo perché Facile Rent ha il noleggio su misura. Per te, per me, per te, per Peppe, per noi. Ah, boh, lì è una misura un po' più extra large, però noleggio a breve, medio e lungo termine. Carlo Ciampi e gli amici di Facile Rent ne hanno pensata una praticamente per ogni occasione, per voi. Tiro nel frattempo che parliamo di Carlo Ciampi e di Facile Rent. Ci prova Zilischi. Alto il tiro. Però praticamente, Peppe, hai guadagnato un passaggio stasera. Però mi raccomando, in settimana vai da Facile Rent. Sì, vado. Devi guardare in camera, regia, mi si stringa il Laurato. È un po' difficile. No, nel senso di inquadratura. Se riesce, e devi dire che no. Domani... Allora, domani pomeriggio vado da Facile Rent e cerco di risolvere il mio problema, perché so che la... L'orario è preciso, Ulim, sappiamo, intorno regia. Alle 16:30. Perfetto. No, facciamo 17:30, perché alle 16:30 finisco il pranzo, la pennichella... Dai, 87esimo inoltrato, come vede Fortuna Autiero, anzi come vive Fortuna Autiero questi ultimi minuti di partita? Beh, con tranquillità, perché il Napoli dai. Comunque sta gestendo bene, devo dire che prima... Incredibile! Ha segnato Zielinski, io l'avevo detto! Quando mai? Zielinski! Applausi. Incredibile, Sanetti. Incredibile. Mamma mia, questo Madonna. È un signor gol. Questo è un signor gol. Posso dare un consiglio? Napoli-Roma, a Roma continuare sulla Autostrada del Sole e tornare a casa. Mamma dai. Mia, Arturo, cosa è successo lì? È successo che hanno fatto una altra grande giocata di Lozano, Arturo. Che salta l'uomo, cross a centroarea. Tiro al volo di Zielinski che prende dagli 11 metri, caccia di Mancino. No, al volo. Al volo. 9 su 9, queste sono 9 vittorie su 9. Signori, è PlayStation, lo diciamo sempre, al di là della superiorità numerica che adesso c'è, mia. Però quello che dicevamo prima, guardate com'è fondamentale il duello individuale, l'uno contro uno, e riuscire a superare quelle situazioni di gioco che ti consente di creare superiorità. Mister qua, te l'avevo detto. Mamma mia. Lozano ve l'avevo detto. E io mi chiamavo Lozano e Zielinski. Lozano che ha fatto il bello e il cattivo tempo lì sulla destra da quando è entrato. Non vogliamo prendere gol. No, Arturo Pozzrici, la verità. Non vogliamo prendere gol. Si sarapano, non lo vogliamo. No, ma la superiorità è netta, non ci deve essere proprio. Allora, devo fare il terzo. Come uno spettatore che ha detto il 3-0. È sinonimo di grandezza anche riuscire ad addormentare questa partita e non subire gol. Mister, secondo me è snervante anche per l'avversario, perché oggi immagino, no, dopo il primo tempo qualcuno ha iniziato a sperarci. Ma quello che entra dicevo, questo è un cambio molto intelligente. Esce Osimhen, attenzione. No, addirittura. Sì, questo Osimhen. È un cambio molto intelligente per Demme. No, vabbè, no. Il fatto che tu riesca a fare un primo tempo come l'ha fatto l'Empoli... Però entra Simeone, è sinonimo di tanto sforzo a livello fisico e mentale. Perché? Perché la partita qui la risolve in secondo tempo, quando tu devi riuscire a mantenere il ritmo e l'intensità del Napoli. Quelle squadre non sono abituate.
certo. Fermo restando che l'Empoli, a mio avviso, ha fatto una grandissima partita. E vabbè, ha pigliato i palloni, questo è l'importante. No, vabbè, perché ma... no, ma adesso mo ha già sbraca un attimo. No, adesso mo ha già mangiato. Mi devo rilassare. Mi devo rilassare. È riteso. Cioè, butto le patatine a terra. No. 2-0, signori. Okay, ciao. Facciamo, Ma pure terzo per i puristi e gli amanti dell'over. Vai. Over 2.5. Ma nato un gol, ma... Ma sì, magari, quanto ha dato di, minuti, di recupero? Quattro minuti, ma sì. Ma ci stanno, ma basta che passano a presto, ma ti fate spandere 68 ma minuti. Ma avevo invitato 0, alla calma. Ma che cosa, Cristian? Ma che cosa? Ma sono le più belle. Oh. Più soddisfazione. Dunque. Una tisana a me, ecco. 91 minuti. C'è un bicchiere di vino, va bene comunque. No, no, il vino no. Poi faccio peggio, poi faccio peggio. Signore, l'importante è mantenere la calma, la lucidità e l'eleganza. Anche lui gestisce, vedi, momenti. Che è proverbiale, aggredisce. Qui ha energia azzurra, cara Fortunati. È proverbiale l'eleganza, la calma, il savoir-faire, ma soprattutto il self-control. Mi fanno fare domande. 2-0. No, sai cosa no? Non deve ancora terminare, per carità. Noto che è ancora la mano del grande Spalletti, perché sono due gol dalla panchina, voglio dire. Sia Lozano e Zielinski, no, mister, noi che a Coverciano parliamo sempre di cani. Mughini, ma che cosa? Ma niente di buono. Perdonami, Rosario. Attenzione all'Empoli, attenzione all'Empoli. Oh. Grande Meretto, che diventa anche egli protagonista in questa partita. Chiamateci nel frattempo. Attenzione, perché non si può dire in porta. Chiamateci, esultate con noi. Abbiamo esultato in questo momento. Però chiamate. Telefonata. Andiamo al telefono, pronto? Voglio sentire i tifosi che esultano con noi. Pronto? Sono Annarita dalla Torre del Greco. Grande Annarita. Ciao Annarita. Ce l'abbiamo fatta. E che Napoli, Annarita. 68 minuti. Segna. Brava, brava, chiamaci sei. Tu devi sempre chiamarci. Ogni puntata la telefonata di Annarita. Anche se falla un po' prima, perché 68 minuti di passione sono stati. Io mi sento male, perché non si segna. Veramente sono uscita, perciò non l'ho fatta prima. È a rosicchio. Rita, quando c'è energia azzurra non devi uscire, devi guardare la trasmissione. Ma non si esce quando c'è energia azzurra. Lo so, siamo dovuti uscire. Vabbè, è dovuta un uscire. Un bacione a tutti voi, a Tania, a Peppe, a Sergio Napoli. Sempre. Ciao, un bacio. Ciao. Però tu hai sbagliato, hai detto 1-0 invece. E non fa niente, l'importante è che il Napoli vince. Questa coreografia fa bene, che comunque mi ha colpito molto il gol di Østigard, è stato bravo. Il gol di Østigard è stato... Mezza rovesciata! Ma è stata... Ma perché se l'avesse fatta tutta... Bellissimo. Proprio lei questa ironia non la doveva fare. Proprio lei! Proprio lei! Io maestro! Ma l'ho portato sai cosa, sai cosa racconta ormai la disperazione totale? Che prima sceglieva i panchinari, ormai sta buttando almeno il titolo, la speranza di titolare. Mi indovino gol e Staracia la prossima volta. Me l'ha indovinato. Dimmi tanto. Spalletti è distrutto. Il pentolino è bucato. Spalletti è stanchissimo. Ma siamo stanchi noi, voglio dire. Spalletti fatta avanti e indietro con pennarello. Cadura, Tania, dimmi sulla coreografia. 30 secondi. Diceva Tania sulla coreografia che cosa? Che dobbiamo fare? No, che tu mi hai detto che cos'è questa cosa qua. Tu non ci hai fatto caso, perché ovviamente eravamo tutti impegnati ad esultare, ma questo è un gesto che fa Peppe ogni volta che suona la musica e c'è il gol. Puoi venire un attimo a fare questa cosa? Fallo. Stai facendo il soffere. Vai, mi metti vicino a Rosario. Ogni Rosario. Volta, ogni frattempo volta che suona, lui questo è il suo modo di ballare. È 94. Cioè, c'è una sola mossa. Non è uguale, scusate. Ma è una sola mossa dagli anni 60. Non è uguale, ma la mia è un po' più elegante. Vabbè, più femminile. Che vuoi dire? Lascia spalla fuori, Tania. Andiamo al telefono che continuano a chiamarci. Giuseppe, pronto? Pronto, buonasera. Ciao. Ancora no. Posso parlare? Certo. Volevo fare i complimenti al conduttore, a Salvatore. Ah, ecco. Grazie Giuseppe, grazie mille. Io chiamavo anche l'anno scorso. Sì. Sono un tuo fan, conduci bene la trasmissione, ci trasmetti le emozioni, le giuste emozioni.
perché ci descrivi la partita. Facciamo il possibile, Giuseppe. Facciamo il possibile. Guarda questo gesto adesso che ti faccio. O fa finire, chiamoci tu. O va qua. O finire, fai la grazie, zio. Grazie, zio. Grazie, zio. Comunque, zio. Complimenti. Grazie mille. Seguici sempre, ovviamente. Va bene. Aspetta, Giuseppe. Serata. No, Giuseppe, scusi, devi esultare con noi. È finita? È finita. Giuseppe, è finita. 2-0. È finita. 2-0. È finito, tutto ok. Forza Napoli. Sempre, Giuseppe, tu avevi previsto una vittoria con quanti gol, onesto? Sta litigando. Con 2 gol avevo previsto. Ah, pure, è proprio misurata. 5, over 1,5. Non ho indovinato i marcatori. lo so. Come Peppe. Peppa ha pronosticato Ostigard. Scusate l'ignoranza, ma nei campionati passati c'è mai stata una squadra che i primi 9 giorni ha vinto tutte e 9. Sì. Grazie mille, Giuseppe. Grazie dei complimenti e seguici sempre. Spalletti ne ha vinto 11. Sempre con Spalletti. Allora, Napoli-Empoli 2-0, siamo più rilassati, più contenuti, ovviamente, un po' più calmi. Allora, c'era una domanda più che tecnica di Rosario Verde al nostro mister Fontana e volevo sentirla. No, chiedevo per ignoranza mia, perché non ho cultura storica. Sei in storica. Buona compagnia con me e Peppe. No, ho memoria storica, naturalmente. Ma c'è mai stata una squadra che ha vinto 10 partite consecutive a inizio campionato? E mi dispiegava che appunto in mano a Spalletti ne 11. 11 con la Roma, ma se non sbaglio anche l'Inter dello Scudetto ha fatto una serie di vittorie consecutive. O il Milan, Milan di Capello. Quel che è interessante è che il Napoli resta in media, questa media stratosferica, di 102 punti. Mamma mia. Se dovesse tenere questo passo chiuderebbe a 102 punti. Mamma mia, comunque l'importante... Detto assicurato, in quel caso... No, vabbè! Okay. Tocchiamo tutto quello però, che... Però, sì, no, vabbè. Peppe, tu no, nel senso... No, io non nascosto protetta, le però, ecco. Al divano. Ok, ai tuoi cornicelli, i tuoi amuleti, insomma, nascosti lì dietro al divano. Regia, fatemi sapere se ci dobbiamo fermare dopo questo... bel 2-0 del Napoli con l'Empoli e possiamo ritornare. Perfetto, Tania. Ho bisogno anche in usurzer acqua in questo momento. Saluta a me. Saluto. Ah, giusto, Rosario se ne deve andare. Rosario Verde per impegni a una serata. Rosario Verde deve lavorare. Debutto. Insomma... Debutti nazionali. Debutti nazionali a Da Fanus Frat. No, si scherza. Ha un impegno teatrale Rosero Verde, però grazie di essere stato con noi. Sì, divertite, ricavrita. No, ma mi diverto, sì, ma mangi in mano che non capisci che sono tecnicamente, però mi diverto. E non dire, ma è l'adrenalina. E mano tutto consumato. Secondo te perché vengo? Perché mangi in mano. Ecco. Come dicevo prima, questa sera non era importante partecipare, ma era importante vincere. Ma è il suo contrario, però vabbè, ricordiamo Rosero Verde. Una domanda a Tenevo, però. Sì. Una curiosità mia. Prego. Ma mo Higuain si è ritirato, ma va in pensione. Cioè i calciatori quando smettono di... Dipende una da quanti contributi hai versato. Cioè l'avete una previdenza? Che è IMSS normale o è un'altra... All'epoca era Elmpass come noi dello spettacolo. Ma che è l'agenzia delle entrate? Lui è agente sportivo, no? Agente cioè sport è... Ah, pure può fare pure qualcosa per... Ok. Perfetto. C'è un motivo per il quale si è passati dall'Empas all'Inps. Sì, ci siamo magnati te soldi dell'Empas. Ovviamente, ovviamente. Ma no, a fine carriera calcistica. Se non raggiungi, all'età pensionista. Ma sempre a 65 anni. Prima. Se certo. Non raggiungi i contributi che ti portano al fondo pensionistico, vabbè, puoi allora comunque chiedere di riavere o pagare l'integrazione e poi arrivare alla pensione. Ti danno i soldi che bravissimo. Vabbè, comunque da domani mattina Canale 8 anche però... Stati di Famiglia, venite insomma. No, è invece interessante, tu dici mai chiesto, un calciatore va in pensione, non l'hai mai chiesto? Sì, sì, Salvatore invece... Posso mai arrivare a pensione un calciatore quando guadagni e quando arrivi... che verso tutti chi li sono. Ma la presi arrivi in pensione, lo sa. Allora invece, visto che chiamano tanti tifosi, sì, posso pure un quesito io a loro, visto che ci telefono e me lo spiego. Però veloce perché ci perché i tifosi del Napoli stanno cantando anche loro quella canzone del Vesuvio? Io non l'ho capito questa cosa. Allora te lo dico io, te lo dico io, vediamo se però va bene. Sì, la mia... Poi dobbiamo salutare Rosario per il taxi fuori che se ne deve andare. Allora, perché in tutti gli altri stadi sì, in lo sappiamo. Siamo okay. Andati a giocare. Per cattiveria tutti benissimo. Gli altri avversari e ci hanno qua fatto ci sono arrivati ci arrivato purissimo. Adesso perché? Tutti i tifosi napoletani si sono stancati di questa cosa e la cantano loro no, non è uguale dice
Vesuvio erutta, tutta Napoli esulta, Vesuvio erutta. Tutta Napoli è la stessa cosa. No, mi sembra un po' uno simbolo, perché? Per me è una cretinata. No, mi sentivo di dirlo. Perché, perché no, il senso no. È che quando il Napoli segna vince esulta, esatto. È come se è un'eruzione esatto. Metaforica. Io ho perso il polso del programma, magari mezz'ora fa tra state famiglie, dati INPS, contributi e tutto il resto. State un attimo, posso parcheggiare qua e vado via. L'importante è che il Napoli vinca e dia la risposta sul campo, altri tre punti anche con l'Empoli. Rosario Verde in onda con Approdi che su Canale 8 e da fine novembre con la nuova miniserie e comica Pino Ciocciò. Pino Ciocciò, un applauso del parterre a Rosario Verde. Grazie Rosario, grazie di essere stati con noi. Ci fermiamo per qualche minuto, ci sono i consigli di shopping dei nostri partner e torniamo tra un po'. E una caffana doccia soprattutto che ho un po' sudato per questo 2-0 merita.